The sermon, A Testimony on the Sea, has been delivered by Brother William Marion Branham, Saturday evening, March 7, 1964, at the Souls Arbor Temple in Dallas, Texas, United States of America. Il sermone Una testimonianza sul mare è stato predicato dal fratello William Marion Branham il sabato sera del 7 marzo 1964 nel Tempio del Rifugio dell'Anima, a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America. Before we bow our heads for prayer, I would like to read some of God's Word. Prima di chinare i capi per la preghiera, mi piacerebbe leggere un po' dalla parola di Dio. I always like to read His Word because my words will fail. They're a man, but His Word cannot fail. Mi piace sempre leggere la sua parola, perché le mie parole falliranno, esse sono umane, ma la sua parola non può fallire. And you who keep track of the text and so forth, let's read from Matthew, the 14th chapter tonight, beginning with the 22nd verse. E per chi vuole continuare a seguire dal testo e così via, stasera leggiamo da Matteo al 14° capitolo, iniziando con il 22° versetto. And straightway Jesus constrains his disciples to get into a ship and to go before him and to the other side, while he sent the multitudes away. Incontanente appresso, Gesù costringe i suoi discepoli a montare in sulla navicella e a passare innanzi a lui all'altra riva, mentre egli licenziava le turbe. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when evening was come, he was there alone. Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, salì in sul monte in disparte per orare, e fattosi sera era quivi tutto solo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. E la navicella era già in mezzo del mare, travagliata dalle onde, perciò che il vento era contrario. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. E nella quarta vigilia della notte Gesù se ne andò a loro, camminando sopra il mare. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. E i discepoli, vedendolo camminare sopra il mare, si turbarono dicendo, Egli è un fantasma, e di paura gridarono. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of a good cheer, it is I, be not afraid. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo, Rassicuratevi, son io, non temiate. Let us bow our heads now for prayer. Chiniamo i capi ora per la preghiera. While our heads and hearts are bowed before God, is there a need in the building tonight that you'd like to make known to God by lifting up your hands and be remembered in the prayer? Mentre i nostri capi e i nostri cuori sono chinati dinanzi a Dio, c'è un bisogno nell'edificio stasera che vorreste far conoscere a Dio alzando le mani ed essere ricordati nella preghiera? Lord, look upon you. Be merciful to us. Il Signore vi guardi, sia misericordioso con noi. Our Heavenly Father, we are coming now into thy presence by the way in the name of the Lord Jesus. Nostro Padre Celeste, entriamo ora nella Tua presenza, nel modo e nel nome del Signore Gesù. Knowing with the blessed assurance that He promised us if we would ask anything in His name that You'd grant it to us. Sapendo con la benedetta certezza che Egli ci promise che se noi avessimo chiesto qualcosa nel Suo nome, Tu ce lo avresti accordato. We are very grateful for this. Words cannot express the way we feel about it with the assurance that we have that you're listening to us just now. Siamo molto grati per questo. Le parole non possono esprimere la maniera in cui lo sentiamo con la certezza che abbiamo che tu ci stai ascoltando proprio ora. You've seen those hands, Lord. You know what they had need of. You're the omniscient, omnipotent, infinite God, and we know that thou knowest the hearts of the people.
Tu hai visto quelle mani, Signore. Sai ciò di cui avevano bisogno. Tu sei l'onnisciente, onnipotente, infinito e Dio, e sappiamo che tu conosci i cuori delle persone. You know our thoughts. Even before we were ever created, you know every thought that we'd ever have. For you are infinite. Tu conoscevi i nostri pensieri, perfino prima che fossimo mai creati, tu conoscevi ogni pensiero che mai noi avremmo avuto, perché tu sei infinito. And we pray, Lord, at this hour, as our desires is reaching for you, look down from the heavens, Lord, and take our request to thy own heart, Lord, and answer us according to thy riches and glory. E noi preghiamo, Signore, in quest'ora, mentre i nostri desideri cercano di giungere a Te, abbassa lo sguardo dai cieli, Signore, e porta le nostre richieste al Tuo cuore, Signore, e rispondici secondo le Tue ricchezze nella gloria. Give to us the desire of our heart, trusting that it's Your divine will, and we know that it's Your good pleasure to do Your will. Dacci il desiderio del nostro cuore, confidando che sia la Tua divina volontà, e sappiamo che è tuo buon diletto fare la tua volontà. Give us a great outpouring of thy presence tonight again, Lord. Heal the sick, save the lost. Raise up those who are dead in sin and trespasses and bring them to a new life tonight. Stasera dacci di nuovo una grande effusione della tua presenza. Guarisci i malati, salva i perduti, risuscita coloro che sono morti nel peccato e nelle trasgressioni e portali a nuova vita stasera. May we see Jesus. We ask it in his name. Amen. Che possiamo vedere Gesù. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. May be seated. Potete sedervi. We're sorry that we're not able to accommodate the people for seating capacity since the first night. They say they've had to turn away great multitudes of the people. So we are sorry for that. Ci dispiace di non essere in grado di accogliere le persone per il numero di posti a sedere, ma sin dalla prima sera dicono che hanno dovuto mandare via grandi moltitudini di persone, così ci dispiace per questo. Brother Grant just didn't quite get another room built either, I believe it's to the left, that he's going to move this petition. E il fratello Grant non ha finito di costruire un'altra stanza, neanche a, credo che sia sulla sinistra che lui sposterà questo tramezzo. Precious, precious brother today asked me if I'd make this an annual thing to return back to Dallas to his church. Il prezioso, prezioso fratello oggi mi ha chiesto se volessi fare di questo una cosa annuale e ritornare nella sua chiesa a Dallas. Such a great invitation is that in this hour when doors closing so fast that then the man want me to come back and make it an annual affair. I appreciate that. Un simile grande invito in quest'ora, quando le porte si chiudono così velocemente e poi lui vuole che io ritorni e ne faccia una cosa annuale. Un evento. Apprezzo questo. I had a time of fellowship with them this morning with Brother Gordon Lindsay and many of them. Ho avuto un tempo di comunione con loro stamattina con il fratello Gordon Lindsay e molti di loro. Brother Perry Green, who's the sponsor of the oncoming meeting down at Beaumont, sitting behind me here tonight. Il fratello Perry Green, che è lo sponsor della prossima riunione a Beaumont stasera, è seduto qui dietro di me. Many of our friends, Brother Don and his wife, we're so happy to have them here. The Lord bless them. E molti dei nostri amici, il fratello Don e sua moglie, siamo così felici di averli qui. Il Signore li benedica. Now, tonight, just been trying to make my messages just as simple as they could be, so that even a child could understand them. Ora, stasera proprio, ho cercato di rendere i miei messaggi semplici quanto possibile, in modo che anche un bambino potesse capirli. Tomorrow afternoon is an evangelistic service, and I wish that you could all come out. Domani pomeriggio sarà un servizio evangelico e spero che possiate venire tutti. Now, if you have services at your own church, while you stay where you're stationed at, we don't want no one to leave their own church. Ora, se avete servizi nella vostra chiesa, ebbene, voi state dove siete assegnati. Non vogliamo che nessuno lasci la propria chiesa a...
And then if you're sick and want to come to be prayed for, and your church is having service tomorrow afternoon, speak to your pastor about it so he won't think bad. E poi se siete malati e volete venire affinché si preghi per voi e la vostra chiesa ha il servizio domani pomeriggio, parlatene al vostro pastore, così lui non penserà male, sapete? Let him know that we're here in cooperation to help the entire body of Jesus Christ that's sojourning here in Dallas and around about. Fategli sapere che siamo qui nella collaborazione per aiutare l'intero corpo di Gesù Cristo che soggiorna qui a Dallas e nei dintorni. So, tomorrow afternoon, I think at 2:30, I'm to speak an evangelistic message, and then we're going to pray for all the sick people. Pick up all the prayer cards and things that's been left over through the week, and pray for them all tomorrow. Così, domani pomeriggio, penso alle 2:30, pronuncerò un messaggio evangelico e poi pregheremo per tutte le persone malate, raccoglieremo tutti i biglietti di preghiera e così via che sono rimasti durante la settimana e domani pregheremo per tutti loro. Now my subject tonight is more like a little drama, just for a few moments, and I'm going to try to get in as much tonight as I can on praying for the sick. Ora stasera il mio argomento è più simile a un piccolo dramma, solo per alcuni momenti, e stasera cercherò di chiamarne quanti possibile nel pregare per i malati. My text is be not afraid, it's I, Jesus speaking. My subject is a testimony on the sea. Il mio testo è non temiate, sono io, Gesù che parla. Il mio argomento è una testimonianza sul mare. It must have been about late in the afternoon. The sun must have been going down when this taken place. And now must have been a hot day about like it is in here. Deve essere accaduto quasi in un tardo pomeriggio, il sole stava quasi per tramontare quando ebbe luogo questo e a questo punto deve essere stato un giorno caldo quasi come lo è qui dentro. The air conditioner's out and they're working on it. That's the reason I changed my subject from out there what I was going to speak on so I could hurry with it so he wouldn't have to sit in the heat like this. Il condizionatore d'aria è spento e ci stanno lavorando, ecco perché da lì ho cambiato il mio argomento, ciò su cui avrei parlato, in modo da potermi sbrigare con esso, così non doveste stare seduti così al caldo. This big fisherman, after seeing what he had through the day, been watching Jesus in his great ministry. Questo robusto pescatore, dopo aver visto quello che aveva visto durante il giorno, osservava Gesù nel suo grande ministero. I would have loved to live in that day, to follow him. But you know, I'm glad I still have the privilege of doing the same thing, watching him do things. Mi sarebbe piaciuto aver vissuto in quel giorno, per averlo seguito, ma sapete, sono lieto di avere ancora il privilegio di fare la stessa cosa, osservarlo fare le cose. And it's greater to watch him today than it was then. I have more faith in him now and can have more faith now than I could have then, because we've had 2,000 years to prove that the gospel's right. Ed è più grande osservarlo oggi di quanto lo fosse allora. Ora ho più fede in Lui e ora posso avere più fede di quanta avessi potuto avere allora, perché abbiamo avuto 2,000 anni per dimostrare che il Vangelo è giusto. And after 2,000 years, he's still alive, doing just as he did then. So we have a greater assurance and a more foundation for faith now than they had then. E dopo 2,000 anni, egli è ancora vivente, che opera proprio come faceva allora, così ora abbiamo una certezza più grande e un ulteriore fondamento per la fede di quanto ne avessero allora. Because he was just a man going around with the claim that he was sent from God and was the Son of God, and that God was vindicating his promised word of that day by him, and they had somewhat reason to doubt it. Perché egli era proprio un uomo che andava in giro con una rivendicazione che lui era inviato da Dio ed era il figlio di Dio e che Dio confermava la sua parola promessa di quel giorno tramite lui e loro avevano alquanto ragione di dubitarne. The theologians, they were, and you notice it was a pathetic thing. It was really pathetic because them theologians would have believed that if God hadn't blinded their eyes. The Bible said so.
Erano i teologi, e notate che era una cosa patetica, era realmente patetico, perché quei teologi lo avrebbero creduto se Dio non avesse reso ciechi i loro occhi. La Bibbia ha detto così. And did you know he promised that he would blind their eyes again today, if they wouldn't see it? E sapevate che egli promise che oggi di nuovo avrebbe reso ciechi i loro occhi, in modo che non lo vedessero? They'd be heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness, but would deny the power thereof. Sarebbero stati testardi, altezzosi, amanti del piacere più che amanti di Dio, violatori di patti, falsi accusatori, incontinenti, sprezzatori di quelli che sono buoni, avendo apparenza di pietà, ma ne avrebbero rinnegato la potenza. Just exactly a promise right back again. Esattamente una promessa che si ripete. And you can hardly but just feel sorry for people, their eyes being blinded to this day. E non vi resta altro che sentirvi dispiaciuti per le persone, e i loro occhi sono resi ciechi per questo giorno. With the scriptures that God has promised that would come to pass right in this day, in this hour, and we're looking right at it and watching it. And then people look and shake their head and walk away, say, I don't see it. Con le scritture che Dio ha promesso che sarebbero accadute proprio in questo giorno, in quest'ora, e noi lo guardiamo proprio e lo osserviamo, e poi la gente guarda e scuote il capo e va via e dice, non lo capisco. It's a pathetic thing, but yet the scriptures has got to be fulfilled. It must be that way. È una cosa patetica, eppure le scritture devono essere adempiute, deve essere in quel modo. So these disciples had been chosen of God. Did you notice Jesus told them, before the foundation of the world, he chose them. And they were an ordained seed of God. Così questi discepoli erano stati scelti da Dio. Avete notato che Gesù disse loro, prima della fondazione del mondo, lui li aveva eletti, ed erano un seme predestinato di Dio. That's why when the troubles come up and the people look like had Jesus in the corner on a question, there was no question to them. Ecco perché quando sorgevano problemi e alle persone sembrava che tenessero Gesù con le spalle al muro su una questione, per loro non c'era alcun dubbio. They couldn't understand it, but they were determined to know nothing else but him. Thou only has the word of life. And they were determined to stay with it because they were ordained to that office. Non riuscivano a comprenderlo, ma erano determinati a conoscere nient'altro che lui. Tu solo hai la parola di vita, ed erano determinati a stare con essa, perché erano predestinati a quella funzione. So is it today that men and women who are ordained to eternal life will come to eternal life. E così è oggi, in cui uomini e donne i quali sono predestinati alla vita eterna verranno alla vita eterna. All the Father has given me will come to me. That's His word, and that cannot fail. It's God's word. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Questa è la sua parola e non può fallire. È la parola di Dio. And we see these disciples now that had a great meeting that day out in a great field along the side of a mountain. E vediamo questi discepoli ora che ebbero una grande riunione quel giorno all'aperto in un grande campo lungo il versante di un monte. And Jesus said, told them, now you go ahead across the sea ahead of me, and he was going up into a mountain to alone for prayer. E Gesù aveva detto loro, ora precedetemi di là del mare, e lui stava andando su un monte da solo per la preghiera. And these disciples, after meeting friends, I can just imagine how they felt, because to meet friends and then have to part with friends, just about time to get acquainted, then you have to say goodbye. E posso immaginare come si sentissero questi discepoli dopo aver incontrato degli amici, perché incontrare degli amici e poi doversi separare dagli amici appena è il tempo di conoscervi, poi dovete salutarvi. And that's always been kind of a heartache to me across the nation around the world, has been meeting friends and then leaving them, knowing that there's many that you won't see no more until you meet them at the judgment. It's kind of a sad affair. E questa è sempre stata piuttosto un'angoscia per me, lungo tutta la nazione, attorno al mondo, ed incontrare degli amici e poi lasciarli sapendo che ce ne sono molti che non vedrai mai più
fino a quando li incontrerai al giudizio. È una faccenda piuttosto triste. I can imagine the boat with the bow of it pushed into the bank. Posso immaginare la barca con la prua spinta nella riva. And must have been Simon Peter with the great brawny arms and shoulders that pushed the boat around and headed it out into the sea. E deve essere stato Simon Pietro con le braccia e le spalle molto muscolose che spinse la barca e la diresse al largo. And it was all waving goodbye to those on the bank and they're screaming, come back again and bring the master over to see us and come have another revival. We've been so blessed today and new friends waving. E tutti loro salutavano quelli sulla riva agitando la mano e gridavano, ritornate ancora e portate con voi il maestro a trovarci e venite a tenere un altro risveglio. Oggi siamo stati così benedetti e i nuovi amici che agitavano le mani. And he climbed over the rest of the disciples and sat down probably by the side of his brother Andrew and picked up the oars. E lui salì con gli altri discepoli e si sedette probabilmente accanto a suo fratello Andrea e prese i remi. The ships then were propelled by either the wind or by oars that they pulled. Le navi a quel tempo venivano sospinte o dal vento o dai remi che essi spingevano. And then maybe they'd be setting two in a boat, two on a side, and they would, or two in one seat rather, maybe six or eight oarlocks. E quindi forse erano seduti due in una barca, due su un lato ed essi, o piuttosto due in un sedile, forse sei o otto scalmi. They would pull and time, that way they could hold the boat in its keel when the storms was on. Spingevano tenendo il tempo e in quel modo potevano tenere la barca in equilibrio durante le tempeste. Then the wind's blowing normally, they could hoist up a sail and sail. Poi, se i venti soffiavano normalmente, potevano issare una vela e navigare. Must have been a hot afternoon from the looks of the scripture just before this event. And so it must have been real quiet, sunny, hot afternoon, the sun was setting. Deve essere stato un pomeriggio caldo, dalle espressioni della scrittura appena prima di questo evento, e quindi deve essere stato un pomeriggio caldo, soleggiato, molto tranquillo, il sole stava tramontando. And they, as they oared and then turned loose and waved goodbye to the people, hoped to see you again sometime as they moved out into the sea. E loro, mentre remavano e poi mollavano gli ormeggi e salutavano le persone agitando la mano, speriamo di rivedervi un giorno o l'altro, mentre si spingevano verso il largo. And the sun set in the evening twilight, and then after a while the darkness set in. E scese il tramonto e il crepuscolo della sera, e poi dopo un po' l'oscurità. And they must have picked up a pretty good speed of oaring, and that's a hard job when those great heavy oars dips into the sea. E remando devono aver preso una discreta velocità, ed è un lavoro faticoso quando quei grossi remi pesanti affondano in mare. And most all of them were fishermen and a great strong man used to the sea. E la maggior parte erano pescatori e grandi uomini forti abituati al mare. And so as they expecting Jesus to get the boat and follow him on pretty soon. E così nel frattempo aspettavano che Gesù salisse molto presto sulla barca e li seguisse. Well, they got out there and they must have coasted just a little bit. Kind of get your ship started and then let up. Ebbene, giunsero là e devono aver costeggiato un po'. Come fare partire la barca e poi rallentare? Maybe young John must have been the first one to speak up, because he was the youngest of the group. Forse il giovane Giovanni deve essere stato il primo a parlare, perché era il più giovane del gruppo. And it must have been he that said, I'm getting just a little bit tired, let's coast for a little bit. Wait a minute, we don't have to hurry, he hasn't come along yet, so we might as well wait a little while and kind of get a good breath of air. E deve essere stato lui a dire, mi sto stancando un po', costeggiamo per un po', aspettiamo un minuto, non dobbiamo avere fretta, lui non è ancora venuto, così potremmo anche aspettare un po' e prenderci una buona boccata d'aria. And as he sat there with his head down a little bit, he must have started a testimony meeting, and that's what I want to talk about. E mentre sedeva là con il capo un po' abbassato, deve aver iniziato una riunione di testimonianze. Ed ecco di cosa voglio parlare.
It must have been he that raised up first and said, brethren, no matter what the people say, and how much anyone wants to disbelieve, I'm certainly assured now after today that we're not following a faker. Deve essere stato lui che per primo si alzò e disse, fratelli, qualunque cosa dica la gente, e quanto chiunque non voglia credere, dopo oggi, ora sono certamente sicuro che non stiamo seguendo un truffatore. We're following nothing less than God. For no man could do what he did today unless it was God. Non stiamo seguendo nient'altro che Dio, perché nessuno potrebbe fare quello che lui ha fatto oggi a meno che non fosse Dio. You know when he took those biscuits and broke them and fed that 5,000 there? That's the most amazing thing to me. Sapete quando ha preso quelle focaccine e le ha rotte e ne ha sfamato 5,000? Per me quella è la cosa più straordinaria. There could have been a question until today. I'm just repeating his testimony as it was. But that settled it. Potrebbe esserci stato un dubbio fino ad oggi. Ora sto solo ripetendo la sua testimonianza, come avvenne. Ma questo lo ha sistemato. See, I can remember years ago I used to live down close to the Jordan. Disse, posso ricordare anni fa vivevo presso il Giordano. I can remember as a little boy how my pretty Jewish mother used to pick me up in the afternoon and set me up on her lap and rock me out on the porch when the poppies was blooming along the side of the banks of the Jordan. E posso ricordare da bambino come la mia graziosa mamma giudea mi prendeva nel pomeriggio e mi metteva sul suo grembo e mi cullava fuori nella veranda quando i papaveri sbocciavano lungo le rive del Giordano. And she used to look across towards the desert from whence our people was brought through this desert. E lei aveva lo sguardo verso il deserto, da dove il nostro popolo fu condotto attraverso questo deserto. She used to tell me Bible stories. One of the great stories that I remember was the Shunammite woman, and when her little boy was dead, and the prophet raised up this little boy again from the dead. That used to be a thrilling story. Lei mi raccontava racconti della Bibbia. Uno dei grandi racconti che ricordo era la donna Sunamita e quando il suo bambino era morto e il profeta risuscitò quel ragazzino dai morti. Era sempre un racconto sensazionale. But one of the most thrilling stories, and mother used to tell me, she'd say, now John, you're just a little boy, but I want you to remember, as you grow older, that great Jehovah brought our people up out of Egypt, and we come through that wilderness across the river there. Ma uno dei racconti più sensazionali, e mamma aveva l'abitudine di raccontarmelo, diceva, ora Giovanni, sei solo un ragazzino, ma voglio che ricordi, quando diventi grande, che il grande Geova condusse il nostro popolo fuori dall'Egitto e noi attraversammo quel deserto lì al di là del fiume. Oh, for 40 years they journeyed in that wilderness, no places to get clothes and no place to eat. E per 40 anni tutti viaggiarono in quel deserto senza alcun luogo dove prendere gli abiti e senza alcun luogo dove mangiare. And God rained bread down out of heaven every night and fed our people in that wilderness because they were in the line of duty following great Jehovah. E ogni notte Dio fece piovere pane dal cielo e nutrì il nostro popolo in quel deserto, poiché si trovavano nella linea del dovere seguendo il grande Geova. And now someday Jehovah is going to be made flesh here on earth in the form of a man. You'll be called the anointed one, the Messiah. E ora un giorno Geova sarà fatto carne qui sulla terra nella forma di un uomo. Sarà chiamato l'unto, il Messia. Now I remember he'd say as a little boy how that my little boy mind used to try to figure out how did God feed all those 2.5 million people in that wilderness? How did he get all the bread? Ed io ricordo, diceva da ragazzino, come la mia piccola mente di ragazzino se lo immaginava, cercava di immaginarlo, come aveva Dio nutrito nel deserto tutti quei 2.5 milioni di persone. Come aveva procurato tutto il pane? I used to ask Mama,
did he have, as Jehovah got great big bunch of ovens up there in the sky, and he'd bake all the bread and run down at night and put it out upon the ground for the people, and Jehovah's big skies are full of ovens? Ed io lo chiedevo a mamma, mamma, lui ha Geova grandi quantità di forni lassù nel cielo e infornava tutto il pane, lo faceva scendere per il popolo di sera e lo metteva sul suolo. E i grandi cieli di Geova sono pieni di forni? She'd say, no, son, you're too young to understand. Lei diceva, no, figliolo, tu sei troppo giovane per capire. See, Jehovah is a creator. He doesn't need ovens. He just speaks, and his word is made manifest when he speaks. Vedi, Geova è un creatore, non ha bisogno di forni. Egli semplicemente parla, e quando parla la sua parola viene resa manifesta. He's great Jehovah, and he just spoke it, and the angels distributed it down upon the ground for the people. Egli è il grande Geova, e l'ha semplicemente pronunciato, e gli angeli lo spargono in basso sul suolo per il popolo. And today, when I seen him stand there, did you notice that look on his face? E oggi, quando l'ho visto stare lì, avete notato quello sguardo sul suo viso? There was no doubt in his mind. I climbed over behind the rock and watched him as he tucked that bread and broke it and handed over to his ministers, us, to distribute it to the people. Non c'era dubbio nella sua mente. Mi sono arrampicato dietro la roccia e l'ho osservato mentre prendeva quel pane, lo rompeva e lo porgeva ai suoi ministri, a noi, per distribuirlo alle persone. And then, when he reached back to break again, that loaf was whole again. E poi, quando si voltava e stendeva la mano per romperlo di nuovo, quel pezzo di pane era di nuovo intero. And he'd done that hundreds of times until everyone was filled and there were baskets full taken up. E lo ha fatto centinaia di volte finché tutti sono stati sazi e ne sono state raccolte delle ceste piene. I know that could be no less than Jehovah, because he acted like Jehovah did. So che non poteva che essere stato Geova, perché lui ha agito come Geova. Only Jehovah can create. And I know that that man's not a faker. There's only one creator, and that's Jehovah. Solo Geova può creare, e so che quell'uomo non è un truffatore, c'è solo un creatore, ed è Geova. And now of all the things that I've seen, that satisfied me. E ora di tutte le cose che ho visto, questa mi ha persuaso. I want you to know now that my heart is completely surrendered, and I believe completely that he's not merely a prophet. Voglio che sappiate ora che il mio cuore è completamente arreso, e credo completamente che egli non sia soltanto un profeta. He is a prophet, but he's more than a prophet. He's nothing less than Jehovah God dwelling among us, because he created bread and he had the habits of Jehovah. Egli è un profeta, ma è più che un profeta. Non è nient'altro che Geova Dio che dimora in mezzo a noi, perché lui ha creato il pane e aveva le abitudini di Geova. No wonder he could say, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father and you can't believe me, believe the works, for they testify of me and tell who I am. Look like people could have seen that easy. Non meraviglia che lui abbia potuto dire, se non faccio le opere di mio padre, allora non credetemi, ma se faccio le opere di mio padre e non potete credere a me, credete alle opere, poiché esse testimoniano di me e dicono chi io sono. Sembrava che le persone avessero potuto vederlo con facilità. And John was satisfied that he was the Messiah, the one that Isaiah said, unto us a son is born. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. E Giovanni era convinto che egli fosse il Messia, colui del quale Isaia disse, un figliuolo ci è nato, e il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe della Pace, Dio Potente, Padre Eterno. And John was satisfied because what he had seen, the young fellow giving his testimony. E Giovanni era convinto grazie a quello che aveva visto, il giovane dava la sua testimonianza.
About that time, Simon Peter said, "Well, now, just a minute, if we're going to have a testimony meeting, I'd like to have something to say." Più o meno in quel momento Simon Pietro disse: "Bene, ora solo un minuto. Se avremo una riunione di testimonianze, mi piacerebbe avere qualcosa da dire." You know, I was very skeptic of the whole thing when Andrew, my brother, which attended John the prophet's revival, would testify that the Messiah was coming and he would introduce him. Sapete, io ero molto scettico dell'intera faccenda quando mio fratello Andrea, che era presente al risveglio del profeta Giovanni, che aveva testimoniato che il Messia stava arrivando e che lui lo avrebbe fatto conoscere. And I was a little skeptic of what Andrew would tell me because I've heard all kinds of Messiah stories and everything else. Ed ero un po' scettico di quello che Andrea mi raccontava perché ho sentito ogni specie di dicerie del Messia e tutto il resto. But all you brethren remember my old dad. His name was Jonas, and you remember him of how that he was a very staunch believer. Ma tutti voi fratelli ricordate il mio vecchio papà, il suo nome era Giona, e vi ricordate di lui, di come fosse un credente molto fedele. How that I can remember mother and dad and all of us as we fish for a living and we catch no fish, we needed bread. And how that we get out on the floor and pray to God, give us a catch today, God, that we might be able to sell our fish and pay off our debts, have food to eat. Come posso ricordare mamma e papà e tutti noi quando pescavamo per vivere e non pescavamo nessun pesce, avevamo bisogno di pane, come ci inginocchiavamo sul pavimento e pregavamo Dio, dacci oggi una pescata, Dio, affinché possiamo essere in grado di vendere il nostro pesce e pagare i nostri debiti, avere cibo da mangiare. How we go out on the sea in the storm and dare to face those storms. E come uscivamo in mare nella tempesta e osavamo affrontare quelle tempeste. Dad, I can see his gray hair hanging down his back one day as he sat upon the rail of the boat and talked to me, saying, "Simon, you're my oldest son. You know, I've always believed, Simon, that I would see the Messiah." E papà, posso vedere i suoi capelli grigi scendergli lungo la schiena? Un giorno in cui sedeva sul groviglio della barca e mi parlò dicendo: "Simone, tu sei il mio figlio più grande. Sai, ho sempre creduto, Simone, che avrei visto il Messia." Our people has looked for him since Eden. And we're sure that he's coming, no matter how long. It's been 4,000 years ago. You say, but I believe that Messiah will come. Il nostro popolo lo ha aspettato sin dall'Eden e siamo sicuri che lui sta per venire, non importa fra quanto. Tu dici che questo è avvenuto 4,000 anni fa, ma credo che il Messia verrà. And every Jew has believed that he would see the Messiah in his generation. I hope to see him in my generation. But it looks like I'm getting old now. I've got to stop to see and getting my aches and pains. I probably won't see him in my time. But maybe you will, my son. E ogni giudeo ha creduto che avrebbe visto il Messia nella sua generazione. Io spero di vederlo nella mia generazione, ma a quanto pare ora sto invecchiando. Devo chiudere con il mare e comincio a essere pieno di dolori. Probabilmente non lo vedrò nel mio tempo, ma forse tu sì, figlio mio. And I want to train you in the scriptures. Son, before the Messiah rises on the scene, there will be all kinds of things going on. All kinds of false things. Because Satan will do that to destroy the influence of the real Messiah when he comes. E voglio ammaestrarti nelle scritture. Figliolo, prima che il Messia sorga sulla scena, accadrà ogni genere di cose false, perché Satana farà questo per distruggere l'influenza del vero Messia quando viene. It's always been that way. Still that way. È sempre stato in quel modo, è ancora in quel modo. And then we find out, he said, "I remember," he put his arm around me, said, "Son, there's only one way that you'll be able to identify that Messiah." E allora scopriamo che, disse, ricordo che mise il suo braccio attorno a me e disse, "Figliolo, c'è solo un modo in cui sarai in grado di identificare quel Messia." Now we've had hundreds of years without any prophet. Malachi was our last prophet. That's been 400 years ago. We haven't had a prophet.
Ora abbiamo avuto centinaia di anni senza un profeta. Malachia è stato il nostro ultimo profeta. Questo è avvenuto 400 anni fa. Non abbiamo avuto un profeta. But remember, Moses told us in the scriptures that when the Messiah come, he would be a prophet. When he rose on the scene, we Jews are taught to believe the prophet. Ma ricorda, Mosè ci disse nelle scritture che quando il Messia verrà, sarebbe stato un profeta. Quando sarebbe sorto sulla scena, a noi giudei è stato insegnato di credere al profeta. And the Messiah's journey on earth is a spoken word of God that he's promised us. And the word always comes to a prophet, and a prophet vindicates that word. Don't you never forget that, son. E il viaggio del Messia sulla terra è una parola parlata di Dio che Lui ci ha promesso. E la parola viene sempre a un profeta, e un profeta conferma quella parola. Non dimenticare mai questo, figliolo. There may be great things rise, there may be great enthusiasms and great things, but remember, the Messiah will be a prophet, because we know that God never changes his way, and he said the Messiah would be a prophet. Ci possono essere grandi cose che sorgono, ci possono essere grandi entusiasmi e grandi cose, ma ricorda, il Messia sarà un profeta, perché sappiamo che Dio non cambia mai il suo modo, ed egli disse che il Messia sarebbe stato un profeta. So remember, son, prophets are those who have the word of the Lord, and when the Messiah comes, he'll be a prophet. Così ricorda, figliolo, i profeti sono coloro che hanno la parola del Signore, e quando il Messia viene, sarà un profeta. I can just still feel his arms, said Simon, as he put it around me. And Andrew was standing there washing the net at the time. You remembered, Andrew? Yes, Simon, I remember. Posso ancora sentire il suo braccio, disse Simone, mentre lo metteva attorno a me. E in quel momento Andrea stava lì a lavare la rete. Lo ricordi, Andrea? Sì, Simone, me lo ricordo. And Andrew trying to tell me that this John was a prophet. I had other things to do, I had to sell the fish and things. E Andrea cercava di dirmi che questo Giovanni era un profeta. Io avevo altre cose da fare, dovevo vendere il pesce e altro. So, father's been dead for years. But I've always kept that on mind. Daddy said the Messiah would be a scriptural identified prophet. Not forget it, because it's a spoken word of God. Così papà è morto da anni, ma ho sempre serbato questo nella mente. Papà disse, questo Messia sarebbe stato un profeta scritturale identificato, e di non dimenticarlo, perché è una parola parlata di Dio. And that word has constantly always come to the prophets that identified it, or manifested what was promised for the age. E questa parola deve sempre costantemente venire ai profeti. Ciò lo identificava o manifestava cosa era promesso per quell'epoca. And now, Simon one day said, you know, Andrew asked me to go to a meeting. And I went down there to the meeting where this fellow Jesus was. E ora Simone un giorno disse, sapete, Andrea mi chiese di andare ad una riunione, ed io andai laggiù alla riunione dove si trovava questa persona, Gesù. I'd heard all kinds of rumors. There was a Jesus raised up before him, had promised to be some great something, led 400 out and they all perished and so forth. E avevo sentito ogni specie di dicerie. Lì era sorto un Gesù prima di lui che aveva promesso di essere un qualcosa di grande, ne aveva condotto fuori 400 ed erano tutti periti e così via. I thought it was just another one of them kind, with some kind of a great enthusiasm of some revival or some great denomination they were going to make. But one day I thought I'd go with Andrew here, my brother. Pensavo che fosse proprio un altro di quel genere, con una sorta di grande entusiasmo di qualche risveglio o qualche grande denominazione che avrebbero fatto, ma un giorno pensai che sarei andato con Andrea qui, mio fratello. And I can imagine about that time the boat began to shake, somebody began to shout, and he said, sit down, don't rock the boat, wait a minute, sit still. E posso immaginare più o meno in quel momento la barca cominciò a scuotersi, qualcuno cominciò a gridare e lui disse, mettetevi a sedere, non fate ondeggiare la barca, aspettate un minuto, sedete tranquilli.
And he said, you know, when I went down there and walked into the face of him the first time, he looked me right straight in the eye and told me what my name was. He'd never seen me before. E disse, sapete, la prima volta quando giunsi laggiù e mi trovai in sua presenza, egli mi guardò dritto negli occhi e mi disse qual era il mio nome. Non mi aveva mai visto prima. Not only did he know me, but he knew that godly old father of mine that had instructed me in the scriptures. And I know that that was Messiah. That settled it for me. Right there. That made it right for me. Non solo mi conosceva, ma conosceva quel mio vecchio pio padre che mi aveva ammaestrato nelle scritture e riconobbi che quello era il Messia. Per me ciò lo decise, proprio là. Era questo. Per me ciò lo mise a posto. Must have been Philip said, can I say a word here? Now he said, Brother Nathaniel, don't let this hurt you, because you know we studied the scrolls for years and years, what the Messiah would be. Deve essere stato Filippo a dire, posso dire qui una parola? Ora disse, fratello Natanaele, che questo non ti offenda, perché sai che abbiamo studiato i rotoli per anni e anni quel che sarebbe stato il Messia. But when I seen him do that, I took off and got my friend here, Nathaniel, and when he come over, Nathaniel said, let me tell it. Ma quando lo vidi fare questo, me ne andai a prendere il mio amico qui, Natanaele. Quando venne, Natanaele disse, lascia che lo dica io. There's something about when Jesus has done something for you, you just can't hardly stand still, you got to tell it yourself. Isn't that right? If it's something real, you just got to say it. Oh, sapete, c'è qualcosa in merito quando Gesù ha fatto qualcosa per voi. Voi proprio riuscite a stento a stare fermi. Dovete raccontarlo da voi stessi, non è così? Se c'è qualcosa di reale, dovete proprio dirlo. When he filled me with the Holy Ghost, I want to tell about it. I want somebody to know about it. Not somebody else tell it. I want to say it myself. Quando egli mi riempì con lo Spirito Santo, voglio raccontarlo io, voglio che qualcuno lo sappia, non che lo racconti qualcun altro, io stesso lo voglio dire. I just imagine Nathaniel got all enthused and said, you know, I'd like to say this. E immagino che Natanaele si entusiasmò del tutto e disse, sapete, mi piacerebbe dire questo. I was a little skeptic of you, Philip, when you told me, I asked you, could any good thing come out of Nazareth? And you gave me the best answer that any man ever had. Come and see. Ero un po' scettico di te, Filippo, quando me lo raccontasti. Ti chiesi, potrebbe egli esservi bene alcuno da Nazareth? E tu mi desti la migliore risposta che chiunque abbia mai avuto. Vieni a vedere. That works good today. That's right. Don't stay home and criticize. Come find out for yourself. See? Questo funziona bene oggi, proprio così. Non rimanete a casa a criticare. Venite, scopritelo da voi stessi, vedete? Said, could anything good come out of Nazareth? Said, come and see for yourself. And you know what you told me? Dissi, potrebbe egli esservi bene alcuno da Nazareth? Disse, vieni a vedere da te stesso. E sai cosa mi avevi detto? And when I walked up into his presence and he told me, that I was a Hebrew, an Israelite, and was an honest man. I knew that, but I wondered, how could it be? E quando entrai nella sua presenza ed egli mi disse che io ero un ebreo, un israelita, ed ero un uomo onesto, io sapevo questo, ma mi chiesi, come poteva accadere? He looked like an ordinary man. I was expecting the Messiah to come down a golden quarters from heaven, right down to the head of the denomination here to Jerusalem, walk out and say, Caiaphas says, I have arrived. Egli aveva l'aspetto di un uomo ordinario. Mi aspettavo che il Messia scendesse dal cielo lungo corridoi d'oro, dritto fino al capo della denominazione qui a Gerusalemme, uscisse e dicesse, Caiafa, sono arrivato. But they find out he come out of Nazareth from a poor family and actually a kind of a black name behind him as an illegitimate child. Ma essi scoprono che lui proveniva da Nazareth, da una famiglia povera, ed effettivamente aveva dietro di sé una reputazione piuttosto sporca, quale figlio illegittimo. Here he stood dressed in ordinary clothes, not like a priest or somebody, just an ordinary man. Egli stava lì vestito con abiti ordinari, non come un sacerdote o una persona importante, proprio un uomo ordinario. And I thought when I walked up there, how can that be a Messiah? E quando mi avvicinai là, pensai, come può essere questo un Messia? One old garment on he'd wore since he was a young fella, and here this same garment on, his hair hanging down his back, and like an ordinary man of the street.
con addosso una vecchia veste che lui aveva addosso da quando era giovanotto, e qui con questa stessa veste addosso e i suoi capelli che scendevano sulla schiena, è come un normale uomo di strada. And he looked me in the face and said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you. E lui mi guardò in faccia e disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando stavi sotto l'albero, io ti ho visto. That settled it for me. I know by the word that was Messiah. That was him. Questo per me lo mise a posto. Riconobbi attraverso la parola che era il Messia. Quello era lui. And the boat must have shook and the testimony meeting was going on. Oh, what a wonderful time they were having out on the sea there. Just having a great time. E la barca deve essersi scossa e la riunione di testimonianze andava avanti. Oh, che tempo meraviglioso stavano passando. Là fuori sul mare stavano proprio passando un tempo fantastico. Andrew said, I'd like to say something that kind of puzzled me for a little while. Andrea disse, mi piacerebbe dire qualcosa che per un po' mi ha quasi confuso. You remember when he was going down to Jericho and he said, we must go up, I have need to go by Samaria? Ricordate quando noi stavamo andando a Gerico? Egli disse, dobbiamo salire, ho bisogno di passare per la Samaria. So he went up to Samaria and there at the city of Sychar when he sent us all away to buy victuals over in the city. Così egli salì in Samaria e lì nella città di Sichar, quando ci mandò tutti via in città per comprare viveri. Oh yes, I remember that well. Yes, yes. Oh sì, lo ricordo bene. Tutti loro, sì, sì. The boat was just shaking. Everybody having a wonderful testimony after the revival is over. So they were having this testimony meeting. La barca che si scuoteva, tutti che stavano tenendo una meravigliosa testimonianza dopo che il risveglio era finito. Così stavano tenendo questa riunione di testimonianze. And he said yes. And you remember we slipped up and to our surprise we saw our master talking to a marked prostitute. We thought that's bad. E lui disse, sì, e vi ricordate che ci intrufolammo e con nostra sorpresa vedemmo il nostro maestro parlare ad una prostituta marchiata? Pensammo, che peccato. Look at him out there talking to this young woman and sent us away and here he is out here with this ill-famed woman sitting here. Guardatelo là che parla a questa giovane donna e ci ha mandati via. Ed eccolo qua con questa donna di cattiva fama seduta qui. Remember we stand just behind the bushes and we listen to their conversation. Ricordate, stavamo dietro i cespugli e ascoltavamo la loro conversazione. And we heard him say to her, woman, go get your husband and come here. E lo sentimmo dirle, donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. And we said, well, we might have been mistaken. Maybe the woman was just legitimately married. E noi dicemmo, ebbene, potremmo esserci sbagliati, forse la donna era legittimamente sposata. And she looked him back in the face and said, sir, I don't have any husband. E lei lo guardò di nuovo in viso e disse, signore, io non ho un marito. You remember our hearts failed. Our great Messiah that we had confidence in here was caught in a lie, a crossfire. Because he said, go get your husband, and she witnessed back that she had no husband. Now it's backfired on you. Ricordate come i nostri cuori vennero meno? Il nostro grande Messia, in cui avevamo fiducia, qui veniva colto in una bugia, un fuoco incrociato, perché aveva detto, vai a prendere tuo marito. E lei aveva testimoniato di rimando che non aveva nessun marito. Ora gli si è ritorto contro. Remember how we all looked surprised and the breath was gone out of us? Yes, I remember. Ricordate come tutti guardammo sorpresi e rimanemmo senza respiro? Sì, lo ricordo. And then you remember the next words? He said, thou hast said the truth. Because you've had five and the one you're living with now is not yours. E poi ricordate le parole successive, disse, tu hai detto la verità, perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è il tuo. Oh, you remember the testimony meeting behind the bush? Ma, see, you can't corner him. He's God. Oh, ricordate la riunione di testimonianze dietro al cespuglio? Mai, vedete, non potete metterlo con le spalle al muro. Egli è Dio.
Oh, Simon said that just, Andrew said that settled it for me. Oh, disse Simone, ciò proprio, Andrea disse, per me questo lo ha risolto. Bartholomew said, wait, I'd like to put in a testimony. Can I do it, brother? Bartolomeo disse, aspettate, mi piacerebbe aggiungere una testimonianza. Posso farlo, fratelli? Oh, well, I suppose you can. We got plenty of time. He hasn't come up yet, so we'll just make a few paddles. Go ahead, Bartholomew, you testify. Oh, bene, suppongo che puoi. Abbiamo tempo in abbondanza. Lui non è ancora arrivato, così faremo alcune pagaiate. Vai avanti, Bartolomeo, testimonia tu. Well, one of the great things to me, you remember our sister down in Jericho named Rebecca? Yes. And her husband run a restaurant down there. Uh-huh. And he was a businessman. And his name was Zacchaeus. Yes, yes, I remember him well. Beh, una delle cose grandi per me, ricordate la nostra sorella giù a Gerico di nome Rebecca? Sì, e suo marito gestiva un ristorante laggiù. E lui era un uomo d'affari e il suo nome era Zaccheo. Sì, sì, mi ricordo bene di lui. You remember? She was one of our sisters. She had believed on the Lord and she was so afraid that Zacchaeus would let it all get by without accepting Jesus. And oh, Zacchaeus was a very good friend to the priest there. Ricordate, lei era una delle nostre sorelle, aveva creduto nel Signore e aveva tanta paura che Zaccheo avrebbe lasciato passare tutto senza accettare Gesù. E oh, là Zaccheo era un buon amico del sacerdote. And so she was praying that something would happen, that his eyes would come open and he'd recognize that this was the Master. This was the vindicated Word of God made flesh among us. E così lei pregava che qualcosa accadesse in modo che i suoi occhi venissero aperti e che avesse riconosciuto che questo era il Maestro, che questa era la parola di Dio confermata, fatta carne fra noi. And we tried to tell her, tell him about how the Jesus of Nazareth knew the secrets of the heart, showing that he was the Word, because the Word discerns the thoughts in the heart. E noi cercammo di dirgli in che modo Gesù di Nazareth conosceva i segreti del cuore, mostrando che egli era la parola, perché la parola discerne i pensieri del cuore. Nonsense! He said, I believe the priest. What the priest says is good enough for me because he belonged to all the orders of the city, the Kiwanis and everything else, you know, so it's kind of hard for him to let down on it. Sciocchezze, disse lui, io credo al sacerdote e quello che dice il sacerdote va abbastanza bene per me, perché lui apparteneva a tutti gli ordini della città, al Kiwanis e tutto il resto, sapete? Così era piuttosto difficile per lui di abbassarsi a questo. So, Rebecca asked us all to pray, and every time we come up to the subject, he was a prophet, he'd say, nonsense, the priest says he's Beelzebub, he's a devil. He does that by the power of the devil, and he's just a mental telepathy. That's all there is to it. There's nothing to it. Così Rebecca aveva chiesto a tutti noi di pregare, e ogni volta che giungevamo all'argomento che lui era un profeta, diceva, sciocchezze, il sacerdote dice che egli è Beelzebub, è un diavolo, fa questo tramite la potenza del diavolo, ed è solo uno che fa uso di telepatia mentale. Ecco tutto quel che c'è in questo, non c'è altro. So there's no such a thing in this day. We haven't had prophets for hundreds of years. How could that guy, not even with the fellowship card, how could he ever be a prophet? Oh, no way was such a thing. Così non c'è una tale cosa in questo giorno. Non abbiamo avuto profeti per centinaia di anni. E come potrebbe quel tizio senza neanche una tessera d'associazione? Come potrebbe mai essere un profeta? Oh, egli non era affatto nulla di simile. But, you know, Rebecca kept holding on, his wife, and praying. Ma, sapete, Rebecca, sua moglie, continuava a resistere e a pregare. And one morning, when Jesus was coming into the city, well then, we find out that Rebecca told us that Zacchaeus had went out to the street to see him. E una mattina, quando Gesù stava entrando in città, ebbene, dunque, scopriamo che Rebecca ci disse che Zaccheo era uscito in strada per vederlo. So he didn't believe he was a prophet. So he said, I'll just get a good look at him. I testified to us at the restaurant the other day when we was eating. Così lui non credeva che egli fosse un profeta, quindi disse, lo esaminerò attentamente, come ci testimoniò al ristorante l'altro giorno quando stavamo mangiando. So he climbed up in a sycamore tree and said, you know what, I'll just disguise myself up here so he won't be able to see me.
Così si arrampicò su un albero di sicomoro e disse: sapete una cosa? Mi camufferò quassù così egli non sarà in grado di vedermi. I'm a little fella anyhow, very short, and I can't see him down there in a crowd, so I'll just climb up here in the tree. And he got to where two limbs meet, and there he sat down by these limbs. Sono una persona piccola, a ogni modo, molto bassa, e non posso vederlo laggiù tra la folla, così mi arrampicherò quassù nell'albero. E andò dove due rami si incrociano, e si sedette lì, presso questi rami. That's just a good place to sit down and study it over. That's where two ways meet, yours and God's. Your ideas, that's a good thing to think it over. Questo è proprio un buon punto su cui sedersi e studiarci sopra, è dove le due vie si incrociano, le vostre e quelle di Dio, le vostre idee, questa è una cosa buona su cui pensare. So he said, you know what, he must have been a prophet, he could have been, it could be possible I could be wrong. E così lui disse, sapete una cosa, egli deve essere stato un profeta, potrebbe esserlo stato, potrebbe essere possibile che io abbia potuto sbagliarmi. So I tell you what, I'll get a good look at him and he won't know me, so I'll just take all the leaves and pull them in like this around me and I'll disguise myself so he won't even see me at all. Così vi dirò una cosa, lo esaminerò attentamente, lui non mi riconoscerà, così prenderò tutte le foglie, le metterò così attorno a me e mi nasconderò in modo che non mi veda affatto. And I'll watch him when he comes by and if he doesn't look like the right kind of a person, I'll give him a piece of my mind sitting up here in his tree. Ed io lo osserverò quando passa, e se egli non sembra il giusto tipo di persona, gli dirò il fatto suo, seduto quassù, in quest'albero. Così lui osservò e aveva una foglia in modo da poterla sollevare e vederlo quando egli avrebbe girato l'angolo. And when he come around the corner, walking down the street, you know, looking from one side to the other, the disciples saying, stand aside, I'm sorry. E quando girò l'angolo, scendendo la strada, sapete, guardando da un lato all'altro, e i discepoli che dicevano, state da parte, mi dispiace. People with sick children and things, I'm sorry, master's awful tired, had a great service last night. A gentleman like, would you please stand aside and let him by? He's making his way down to the city, and would you please just stand aside? E le persone con bambini malati e altro. Mi dispiace, il maestro è terribilmente stanco, quel grande servizio ieri sera è da gentiluomini. Vorreste per piacere stare da parte e lasciarlo passare? Ebbene, lui si sta dirigendo in città e vorreste per piacere stare da parte? E Zaccheo seduto quassù nell'albero che guarda in basso verso lui. E Gesù come right straight under the tree, stop, looked up. Said, Zacchaeus, come down from there. I'm going home with you for today for dinner. E Gesù venne proprio dritto sotto l'albero, si fermò, guardò in alto e disse, Zaccheo, scendi da lì, oggi verrò a casa con te per il pranzo. That settled it for me. He knew he was up there and knew his name, what he was. That settled it. That's Messiah to me. Yes, sir. Because we know the Messiah was to do that. Certainly. Per me questo lo risolse. Egli sapeva che lui si trovava lassù e sapeva il suo nome, ciò che era lui. Questo lo mise a posto. Per me quello è il Messia, sì signore, poiché sappiamo che il Messia doveva fare questo, certamente. So he had to go home with him, said that day for dinner. What a great time that was, we remembered. Così disse che egli doveva andare a casa con lui a pranzo quel giorno. Che grande tempo fu quello, ce lo ricordiamo. You know, it must have been about that time the testimony meeting was going on. You know, these disciples out there on the sea testifying, it must have been down in the blackness of the night somewhere up in the northlands there that Satan must have moved up over the hill and looked down. Sapete, deve essere stato più o meno in quel momento. La riunione di testimonianze era in atto. Sapete, questi discepoli là fuori sul mare che testimoniavano, deve essere stato da qualche parte là, nel profondo dell'oscurità della notte, su nelle terre del nord, che Satana deve essersi spostato da sopra la collina e aver guardato in basso. He looked in that testimony meeting and he found out that they had gone off without him. There was his chance. Diede uno sguardo a quella riunione di testimonianze e scoprì che erano andati via senza di lui.
Ecco la sua occasione. See, I think that scene is just about returned again, repeated itself. Vedete, penso che quella scena sia ritornata di nuovo, si sia ripetuta. They had, in the enthusiasm of the revival, they had gone off without him. Nell'entusiasmo del risveglio, essi erano andati via senza di lui. And I believe that that's a lot that's happened to us today. That in this hour of confusion, and after this great revival that we've witnessed, that's swept around the world. E credo che questo sia molto di ciò che oggi è accaduto a noi, che in quest'ora di confusione e dopo questo grande risveglio di cui siamo stati testimoni, si è diffuso rapidamente intorno al mondo. Every nation has had revival fires built and burning, great healing services, people receiving the Holy Ghost by the tens of thousands times thousands. In ogni nazione si sono formati fuochi di risveglio e che ardono, grandi servizi di guarigione, persone che ricevono lo Spirito Santo a decina di migliaia. And in the enthusiasm of it, like those disciples testifying what he has done, and oh, we've seen him do this and we've seen him do that, I believe we went off like them without him. E come quei discepoli nell'entusiasmo di questo, testimoniando quel che egli ha fatto, e oh, lo abbiamo visto fare questo e lo abbiamo visto fare quello, credo che siamo andati via come loro, senza di lui. We went off on great big opportunities that the revival has presented. Ci siamo allontanati sulle grandi opportunità che il risveglio ha presentato. We went off on opportunities of making a lot of money, the churches, building greater buildings, great big millions of dollar places, great schools, educational systems, and making our denominational grow. Ci siamo allontanati sulle opportunità di fare molto denaro, le chiese, di costruire edifici più grandi, grandissimi luoghi da milioni di dollari, grandi scuole, sistemi educativi e di far crescere il nostro confessionale. And then having our communism programs, anti-communism, that's all we can talk about today. And the first thing you know, Satan has seen us on our anti-communism programs, on our big denominational programs, and on our million more and so forth as we got. E poi avere i nostri programmi sul comunismo, anticomunismo, ecco, tutto ciò di cui possiamo parlare oggi. E la prima cosa, sapete, Satana ci ha visto nei nostri programmi sull'anticomunismo, sui nostri grandi programmi confessionali, e sul nostro milione in più e così via come ce l'hanno loro. And we've gone off without the old time prayer meetings and the baptism of the Holy Ghost coming back. Until the fire is burnt low. E ci siamo allontanati senza le riunioni di preghiera all'antica e il ritorno del battesimo dello Spirito Santo fino a che il fuoco ha bruciato a fiamma bassa. You can cry out and try to get people to the altar, and they just walk up like they were almost dead, a dread to come. Potete gridare e cercare di portare gente all'altare ed essi si avvicinano come se fossero quasi morti, un terrore a venire. And then ask ministers to come pray with them. Oh, why do you ask me for? E poi chiedono che i ministri vengano a pregare con loro. Oh, perché ha chiesto di me? And they get down there and you can hardly get them, and they'll stand there just for a few minutes, look up at you, and go back and sit down in their seat. E vanno laggiù e a malapena si riesce a farli rimanere e staranno lì solo per pochi minuti, ti guarderanno e torneranno indietro a sedersi ai loro posti. To me, the fire's gone out. Something's happened. Per me, il fuoco si è spento. È accaduto qualcosa. Listen. What we need is a revival that sinners looking upon Christ repent, run to the altar with their hands up screaming for mercy, and the whole church is a flame of fire
with the glory of God. Ascoltate! Ciò di cui abbiamo bisogno è un risveglio in cui i peccatori, considerando Cristo, si pentano, corrano all'altare con le mani alzate, invochino misericordia e che la Chiesa al completo sia una vampata di fuoco con la gloria di Dio. Our enthusiasm for opportunity to make our denominations grow. We built bigger schools to educate our ministers and send them farther from God than there was at the beginning. Il nostro entusiasmo per l'opportunità di far crescere le nostre denominazioni. Abbiamo costruito scuole più grandi per istruire i nostri ministri e mandarli più distanti da Dio di quanto lo fossero all'inizio. God's not known by education. He's not known by theology. God's known by faith. You can't explain God. He's beyond explaining. Dio non si conosce attraverso l'istruzione, non si conosce attraverso la teologia, Dio si conosce attraverso la fede. Non si può spiegare Dio, Egli è al di là della spiegazione. Look what it's done. We Pentecostal people, it used to be Pentecost. Our women has bobbed off their hair, wearing makeup. Guardate cosa si è fatto. Noi pentecostali che solevamo essere la Pentecoste, le nostre donne hanno tagliato i capelli, si truccano. Our man is permitting it. Our ministers are permitting it. They're afraid to say something about it. The church will turn them out if they do. I nostri uomini lo permettono, i nostri ministri lo permettono. Hanno paura di dire qualcosa in merito. La Chiesa li butterà fuori se lo fanno. If we don't need a house cleaning from the pulpit, come to the basement. It's a shame. It's a disgrace. Oh, abbiamo bisogno di una pulizia domestica, dal pulpito fino al seminterrato. E come? È una vergogna. È una disgrazia. Some man came to me not long ago and said, Brother Branham, the people love you, but said, you're always bawling them out. Balling out women out about having short hair and things like that. Un uomo venne da me non molto tempo fa e disse, Fratello Branham, la gente ti ama, ma disse, li rimproveri sempre, rimproveri quelle donne per avere i capelli corti e cose del genere. I said, the Bible said it was a disgrace for her to have it. She dishonors her husband when she does it. Dissi, la Bibbia ha detto che era una disgrazia per lei averli. Lei disonora suo marito quando lo fa. And it is absolutely a sign that you've departed from God. Ed è assolutamente un segno che vi siete allontanati da Dio. Remember, in Samson's case, long hair was a Nazarite sign that he had departed from the world to the Word of God. Ricordate, nel caso di Sansone, i capelli lunghi erano un segno di nazireato che lui si era allontanato dal mondo per la parola di Dio. And when you bob off your hair, women, you deny your Nazarite sign. You went to Hollywood instead of back to the Bible. The Bible said that. E quando tagliate i capelli, donne, negate di essere il segno di Nazireato. Siete andate a Hollywood invece di ritornare alla Bibbia. La Bibbia ha detto che non siano rasate. It's a shame. And the ministers don't say nothing about it. Vedete, è una vergogna e i ministri non dicono niente in merito. This man said to me, won't you leave them women alone? Said they regard you as a prophet. Quest'uomo mi disse, perché non lasci in pace quelle donne? Disse, ti considerano un profeta. I said, I never said I was a prophet. Dissi, non ho mai detto di essere un profeta. Said, they regard you as that. Teach them how to receive spiritual gifts and do something. You ought to teach them big things, great things. Disse, ti considerano in quel modo. Insegna loro come ricevere i doni spirituali e a fare qualcosa. Dovresti insegnare loro grandi cose, cose splendide. I said, how can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs? How do they live decent about it? How are you going to do it? Yeah, go down to the first thing. Dissi, come posso insegnare loro l'algebra quando neanche vogliono imparare il loro alfabeto? Come vivere decenti in merito a questo? Come lo farete? Sì, scendete alla prima cosa. Year after year across the nation and it gets worse all the time.
There's something wrong somewhere. It ain't with the word. Anno dopo anno attraverso la nazione peggiora continuamente. C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Non è con la parola. No wonder we can't have revival fires burning. We need a house cleaning time. God will never do that till we come back again. Non c'è da meravigliarsi che non abbiamo fuochi di risveglio che ardono. Abbiamo bisogno di un tempo di pulizia. Dio non la farà mai finché non torniamo di nuovo indietro. We need a house cleaning time. Abbiamo bisogno di un tempo di pulizia. And you man, you'll let your wife do a thing like that. Wear shorts. That ain't Methodist Baptist, that's Pentecostal. That's right. E tu, uomo, lascerai fare a tua moglie una cosa simile, indossare pantaloncini. Quelli non sono metodisti, battisti. Sono pentecostali, proprio così. Form of godliness. Lady, you'll see a church age lukewarm, Pentecost by name. That's all. Pentecost is not a name, it's an experience of the baptism of the Holy Ghost that cleans the people up. Forma di pietà, epoca della chiesa di Laodicea. Tiepida, dal nome di Pentecoste, ecco tutto. Pentecoste non è un nome, è un'esperienza del battesimo dello Spirito Santo che netta le persone. No wonder we can't have great healing services and things. There's something went wrong somewhere. Non c'è da meravigliarsi che non riusciamo ad avere grandi servizi di guarigione e così via. Da qualche parte c'è qualcosa che è andata male. It's Satan. Saw us out trying to, well, we say anything about it, they'll change your membership. È Satana che ci ha visti fuori cercando di, beh, se diciamo qualcosa in merito, loro passeranno a un'altra associazione. Remember, you don't pet Christians. Christians are rugged. They are men and women of God who stand for God regardless of what anybody else has got to say. Ricordate, i cristiani non si vezzeggiano, i cristiani sono vigorosi, sono uomini e donne di Dio che stanno dalla parte di Dio senza riguardo a ciò che chiunque altro abbia da dire. You don't have to beg them and persuade them and perfume them and baby them around. That's hotbed hybrid plants. It's no good at all, they'll never produce nothing. Non si deve supplicarli e persuaderli e profumarli e coccolarli. Invece le piante ibride da letto caldo sì, non servono affatto a nulla, non produrranno mai niente. Reminds me like a, it's soon be nesting time. Those little birds today, or little sparrows packing the straw into their nest. It won't be long till they'll be nesting, making their little eggs to hatch. Mi viene in mente come un presto sarà tempo di nidificare. Oggi ho notato degli uccellini lassù, dei passerotti che portavano la paglia nei loro nidi. Non ci vorrà molto fino a che nidificheranno per fare schiudere le loro piccole uova. You know, a little bird can have a nest of eggs and she can sit on that nest of eggs and she turns them every few minutes. Takes her little feet and turns them over and sits there. Sapete, un uccellino può avere un nido di uova e può sedersi su quel nido di uova e le gira a intervalli di pochi minuti, alza le sue zampette e le gira e si accovaccia lì. Now she lets them eggs get cold, and once get warmed up, they won't hatch. Ora se lascia raffreddare quelle uova dopo averle riscaldate una volta, non si schiuderanno. And she just flies off and get a mouthful of food and right back on them again. E vola via e prende un boccone di cibo e ritorna dritto su di esse. And you know, that old mother bird, she could sit there on those eggs and turn them every 2 minutes and not even sacrifice and fast until she's so poor she can't get off the nest. E sapete, quella cara mamma uccello potrebbe sedere lì su quelle uova e girarle ogni 2 minuti e non anche sacrificarsi a digiunare fino a essere tanto debole da non riuscire a scendere dal nido. But unless them... that mother bird has been in contact with the male bird, them eggs won't hatch. Ma se, quindi, se quella mamma uccello non è stata in contatto con l'uccello maschio, quelle uova non si schiuderanno. No matter how much you feed them, they won't hatch. They'll lay right in the nest and rot. Non importa cosa, quanto le coccoliate, esse non si schiuderanno, rimarranno proprio nel nido e marciranno. If there ever was a time that Pentecost ought to get with the mate Jesus Christ, how's forgetting the middle of the nest?
E se mai ci fosse un tempo in cui la Pentecoste dovrebbe andare col compagno, Gesù Cristo, perché non stiamo avendo altro che un nido pieno di uova marce? Denying the faith, going into the ecumenical council and calling it great things to set by the Pope and saying it's spiritual. Che negano la fede entrando nel concilio ecumenico e definendolo cose grandi, sedersi vicino al Papa e dire che è spirituale. What's the world's the matter, you Pentecostal people? Don't you know the Bible spoke down things that happen? And we holler because the Methodists and Baptists are coming in and all these other things like that. Don't you realize that when the sleeping virgin come to buy oil, that was the very hour that the bridegroom came and they did not get the oil? Cosa mai al mondo non va con voi gente pentecostale? Non sapete che la Bibbia ha detto che quelle cose sarebbero avvenute? E noi urliamo perché i metodisti e i battisti stanno entrando e poi tutte queste altre cose così. Non vi rendete conto che quando la Vergine addormentata venne per comprare l'olio, quella era la stessa ora in cui venne lo sposo ed esse non ottennero l'olio? Amen. No! The rapture will come so secretly going away some of these times, you won't even know it happens. It'll be gone and you'll wonder what happened. Sapete, il rapimento verrà così in segreto e se ne andrà una di queste volte che non saprete neanche che ciò accade. Sarà passato e vi chiederete cosa è successo. Like John came on the earth and they said to him, said, well, the Bible said Elias must first come. He said, he's already come and you didn't know it. Come Giovanni venne sulla terra e gli dissero, ebbene, la Bibbia ha detto che Elia deve prima venire, e gli disse, lui è già venuto e non lo avete riconosciuto. So will it be someday to say, I thought this is to happen before the tribulation period. I thought the rapture is to take place, the words could come back, it's already happened and you didn't know it. Così un giorno verrà che diranno, pensavo che questo dovesse accadere prima del periodo della tribolazione, pensavo che dovesse aver luogo il rapimento, le parole potrebbero tornare, è già accaduto e voi non lo avete riconosciuto! Maybe later than you think. Oh, wake up, church! Può essere più tardi di quanto pensiate, oh, svegliati, chiesa! I better quit that. I never come here for doctoring. I just thought I'd punch that in, just so you can have that on the side. È meglio che io smetta con questo. Non sono venuto qua per la dottrina. Ho semplicemente pensato di introdurre questo in modo che lo potreste tenere da parte. Remember, brother, Satan has seen these big programs. One church trying to outdo the other, one denomination trying to outdo the other. Weeding out all the illiteracy and have to give them a test of psychology, but have a psychologist to test the man before he goes into the mission field. Ricorda, fratello, Satana ha visto questi grandi programmi, una chiesa che cerca di sorpassare l'altra, una denominazione che cerca di sorpassare l'altra, eliminando tutto l'analfabetismo, e devono dar loro un test di psicologia. Hanno uno psicologo per esaminare un uomo prima che entri nei campi di missione. Pentecost! No, that ain't the Presbyterians, that's Pentecost. Pentecoste? No, quelli non sono i presbiteriani, è la Pentecoste. A psychic test is required of a certain group of Pentecostals, big group, before the missionaries can take the field. Viene richiesto un test psichico da un certo gruppo di pentecostali, un grande gruppo, prima che i missionari possano iniziare la campagna. What if they had a test like that? They got a test, it was a Pentecostal test in the beginning, when they waited in the upper room until there came fire from on high and the power of God, that was the test. E se essi avessero avuto un test così? Essi ebbero un test. Fu un test pentecostale al principio, quando aspettarono lì nella sala di sopra fino a che giunse il fuoco dall'alto e la potenza di Dio. Questo fu il test. Not some worldly half-junk psychologist standing there trying to make the mind be a little bit excited or something, say you're all altogether undone. Non uno psicologo mondano, mezzo ubriaco, che sta lì cercando di decidersi se siete un po' eccitati o qualcosa del genere, che dice siete tutti completamente inadatti. When it absolutely proves that a man that's extremely spiritual is nervous, he has to be in that condition to get into it. Quando ciò dimostra assolutamente che un uomo che è estremamente spirituale è nervoso, che deve essere in quella condizione per entrare in questo. So there you are,
See, just messing up what God has tried to do for years, and they come right back around with their programs and their great... Così, eccovi, vedete, e mettono in disordine quello che Dio ha cercato di fare per anni e tornano dritti indietro qua e là con i loro programmi e i loro grandi. They're enthused when they see lots of people gather together and say, if I can make all them assemblies, if I can make all them oneness, if I can make all Methodists. Si esaltano quando vedono molte persone riunite insieme. Dicono, se potessi renderli tutti delle assemblee, se potessi rendere tutti dell'unità, se potessi rendere tutti metodisti. The Methodist is trying to make all of Methodists, the Baptist trying to make all Baptists, the Pentecostals all Pentecostals. I metodisti cercano di rendere tutti metodisti, i battisti cercano di rendere tutti battisti, i pentecostali tutti pentecostali. Oh, you can't do nothing about it. God has ordained those from the foundation of the world. We got to preach the gospel. That's all. Oh, non potete farci niente! Dio ha ordinato quelli dalla fondazione del mondo. Dobbiamo predicare il Vangelo. Ecco tutto! But our big programs, we went off without that fire. We went off and made ourselves a homemade fire, as it was. Ma i nostri grandi programmi siamo andati via senza quel fuoco. Ci siamo allontanati e ci siamo creati un fuoco fatto in casa, come è accaduto. And our communism, now we're so scared. Communism is set in. What's it going to happen? E il nostro comunismo. Ora siamo così spaventati. Il comunismo si è instaurato. Cosa accadrà? But you know the great thing in communism. Let me tell you that now. I ain't afraid of communism. Ma sapete, la cosa grande non è il comunismo. Lasciatemi dirvi questo ora. Io non ho paura del comunismo. But what I'm afraid of, you Pentecostals, this ecumenical council is going to take you. That's the thing. Ma ciò di cui ho paura, voi pentecostali, questo concilio ecumenico vi prenderà. Ecco la cosa. It's going to form the mark of the beast and you're going to have to go into it because you're an organization, you have to get in or get out. Formerà il marchio della bestia e dovrete entrarvi dentro, perché siete un'organizzazione. Dovrete entrarne o uscirne. That's the thing! And any good, sensible, spiritual person knows that! We need another up on the sea testimony. We find it now. And our Pentecostals just swallowed a hook, line and sinker. What a great thing it'll be. Ecco la cosa. E qualsiasi brava persona sensata e spirituale lo sa. Abbiamo bisogno di un'altra testimonianza sul mare. La troviamo ora. E i nostri pentecostali semplicemente ingoiano amo, lenza e piombo. Che cosa grande sarà. When Methodist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ and Pentecostals, you'll have to deny your great apostolic doctrine to be in there. They'll have to do the same. You won't have nothing to do into it. Quando la metodista, la presbiteriana, la luterana, la chiesa di Cristo e le pentecostali dovrete rinnegare la vostra grande dottrina apostolica per stare lì dentro. Essi dovranno fare la stessa cosa. Dentro non avrete niente a che fare. It's all consolidating with Rome, just exactly what's been proven the scripture said so. Si sta tutto consolidando con Roma, proprio esattamente quello che è stato dimostrato. La scrittura ha detto così. What's the matter with the preachers that let these things get in this condition without warning the people? God will require their hands. Cosa c'è che non va con i predicatori che lasciano che tutte queste cose arrivino a questa condizione senza avvisare le persone? Dio lo richiederà alle loro mani. Right in this time of trouble, they were in trouble, they were. Communism not setting in, it's an ecumenical council going to swallow up the whole bunch. Proprio in questo tempo di difficoltà, loro si sono trovati in difficoltà, vi si sono trovati. Non si sta instaurando il comunismo, è il concilio ecumenico che ingoierà l'intero mucchio. And remember, when you say, well, when it happens, then it's too late. You've done cut the mark of the beast. You belong to it then. E ricordate, quando dite, non farà... Quando accade, allora è troppo tardi. Avete già preso il marchio della bestia. In quel momento appartenete ad esso. You better get where you can get away from it now. Yes, sir, be sealed in the kingdom of God. Fareste meglio ad andare dove potete allontanarvene ora, sì, signore. Essere suggellati nel regno di Dio. The body of Christ is a mythical body of Christ is baptized into it by the Holy Spirit. Not joined into it, tucked into it, talked into it, spoken tongues into it, shouted into it. You're born into it by the Holy Ghost. Right. Certainly.
Il corpo di Cristo è il mistico corpo di Cristo, cioè siamo battezzati in esso mediante lo Spirito Santo, non siamo scritti in esso, non siamo accolti in esso, non siamo persuasi in esso, non abbiamo parlato in lingua in esso, non abbiamo acclamato in esso, vi siete nati dentro mediante lo Spirito Santo, proprio così, certamente. Now we notice these things, trouble comes up all at once. Ora notiamo queste cose, le difficoltà sorgono tutte in una volta. Oh, the devil looked over and said, aha, they've gone off on a tantrum. They're just out there jumping up and down, shouting, having a big time. You know what? Right now's my time to sink them. I'll get even with them now. Oh, il diavolo esaminò e disse, aha, si sono esaltati. Eccoli là che saltano su e giù, acclamando, passando un grande tempo. Sapete una cosa? Proprio ora è il mio momento per affondarli. Ora me la prenderò anche con loro. So he raised up over the hill and began to blow his poison breath. Days of miracles is past. After all, I believe these people are just nervous. I think you ought to have a mental test before they take the foreign field. Così si drizzò sulla collina e cominciò a soffiare il suo soffio velenoso. I giorni dei miracoli sono passati. Dopotutto credo che queste persone siano solo nervose. Penso che dovrebbero fare un test mentale prima di iniziare la campagna straniera. Pentecostals, sees poison breath, killing the word. Oh, I think it's something else. I believe it. Pentecostali, vedete il suo soffio velenoso che uccide la parola. Oh, penso che esso sia qualcos'altro. Io credo che ciò. See, going right straight back like all the rest of the denominations did, that's just exactly the road they're walking. Vedete, ritornandosene dritto come hanno fatto le altre denominazioni, ecco esattamente la strada che percorrono. It kills it the very hour you organize it, that kills it. It always has, it always will. It'll never rise again, it's never been known in history. Lo faranno, ciò lo uccide, la stessa ora in cui lo organizzate, ciò lo uccide, l'ha sempre fatto, lo farà sempre, non sorgerà mai più, non si è mai saputo nella storia. And this lady will see a church age, Christ was on the outside of the church knocking, trying to get in. And they just can't stand it, they can't listen to it. In quest'epoca della chiesa di Laodicea, Cristo stava fuori dalla chiesa, che bussava, cercando di entrare, ed essi non riescono a sopportarlo, non possono ascoltarlo. Now we find the hour we're living. Trouble is set in. Ora troviamo che nell'ora in cui viviamo sono cominciate le difficoltà. And then we begin to find out miracles isn't taking place no more like they were. The sick go home sick. E poi cominciamo a scoprire che non avvengono più i miracoli come avvenivano prima. I malati vanno a casa malati. It isn't because of God. It's because of the lack of the revival among the people. There's no revival. Non a causa di Dio, è a causa della mancanza del risveglio in mezzo alla gente. Non c'è risveglio. They sat and listened, go home, say, well, I guess that was pretty good. Essi si siedono e ascoltano, vanno a casa, dicono, ebbene, credo che sia stato discreto. There's not that zeal, there's not that something in the people that should be there. Vedete, non c'è quello zelo, nella gente non c'è quel qualcosa che dovrebbe esserci. I remember 15 years ago here in Arkansas, when I was having a little meeting up there at Jonesboro, when about 40,000 people trying to attend this, come to a meeting at a city of about 15,000. Mi ricordo 15 anni fa in Arkansas, quando stavo tenendo una piccola riunione lassù a Jonesboro, quando circa 40,000 persone cercavano di parteciparvi, vennero alla riunione in una città di circa 15,000. And they laid under cotton trucks and everything else and whole papers over their sick children just to get inside. E si stendevano sotto camion di cotone e altro e tenevano i giornali sui loro figli malati solo per entrare dentro. They sat in their seats and wouldn't leave day and night and have their loved ones to go get a hamburger and a bottle of pop and stay there day in, day out, day in, day out. Their hearts were burning on fire. Just the least little thing God did it, set them on fire and hundreds of them come in.
sedevano giorno e notte ai loro posti e non li lasciavano e mandavano i loro cari ad andare a prendere un hamburger e una bevanda gassata e stavano lì giorno dopo giorno senza tregua. I loro cuori ardevano, erano in fiamme. La minima cosa che Dio faceva li metteva in fiamme e centinaia di loro entravano. He's still the same God tonight that he was 15 years ago. He's still the same God tonight that he was when he created heaven. Stasera egli è ancora lo stesso Dio che era 15 anni fa. Stasera egli è ancora lo stesso Dio che era quando creò i cieli e la terra. What is it? We got all enthused and wanted to build up our organizations. Wanted to build up this and build this and make something great and shiny. Compare with the Joneses, with the Methodists, with the Baptists, with the Presbyterians. You're not of them. No, you're not. Ma di cosa si tratta? Siamo diventati tutti entusiasti e abbiamo voluto costruire le nostre organizzazioni. Abbiamo voluto costruire questo e fare qualcosa di grande e splendente in confronto ai Jones, ai Metodisti, ai Battisti, ai Presbiteriani. Voi non siete di loro. No, non lo siete. They're denominational people, which is all right. Nothing against them. There's plenty of fine Christians out among them. But you oughtn't associate yourself in that unbelieving groups. People that deny the power thereof, you're not to take sides with them. Loro sono gente denominazionale, il che va bene, niente contro di loro, ci sono dei cristiani molto bravi in mezzo a loro, ma non dovreste associarvi a quei gruppi di increduli. Gente che ne rinnega la potenza, non dovete prendere parte con loro. You know, the trouble of this, you're trying to get Hollywood in the church. The thing you ought to be trying to do is get Hollywood out of the church. You see? Sapete, la difficoltà di questo è che state cercando di portare Hollywood nella chiesa. La cosa che dovreste cercare di fare è portare Hollywood fuori dalla chiesa, capite? You're trying to make your building so pretty, you're trying to make your denomination so big till it attract the attention of the people. Cercate di rendere il vostro edificio così grazioso, cercate di fare la vostra denominazione così grande tanto che attirerà l'attenzione della gente. We can't go over on their side, we got to have them on our side. Amen. Non possiamo passare dalla loro parte, dobbiamo averli dalla nostra parte. Everything shiny. Remember, Hollywood glitters with worldliness while the gospel glows in humility. Tutto splendente, ricordate, Hollywood risplende di mondanità, mentre il Vangelo arde nell'umiltà. There's quite a difference between shiny and glowing. C'è molta differenza tra risplendere e ardere. The gospel glows in humility and meekness and humbleness and power. Il Vangelo arde nell'umiltà e mitezza e umiltà e potenza. While Hollywood shines and everybody hurrahing and hollering and going to it. Mentre Hollywood risplende e tutti gridano urrà e urlano e continuano così. See, we don't need that. We want to live such life. He said, you are the salt of the earth. If the salt has lost its savior, that's its strength of the gospel. Capite? Non abbiamo bisogno di questo. Noi vogliamo vivere tale luce. E gli disse, voi siete il sale della terra. Se il sale ha perso il suo sapore, cioè la sua forza nel Vangelo. We should have something moving in our churches that Methodists, Baptists, Presbyterians, and all of them would long to come. We should be so salty. Salt makes thirst. Creates a thirst. Salt is the savior of the contacts. It's got to be contacted. Dovremmo avere qualcosa che si muove nelle nostre chiese, tanto che i metodisti, battisti, presbiteriani e tutti gli altri non vedano l'ora di venire. Dovremmo essere così salati. Il sale fa venire sete, crea una sete. Il sale è il sapore, se viene a contatto. Deve venire a contatto. We find out our great tantrums try to compare with the Methodists and Baptists of big buildings and big places and fine educated people and greater schools and bigger colleges and everything like that. We went off on a tantrum and your trouble is set in. E scopriamo che le nostre grandi euforie cercano di reggere il confronto con i metodisti e battisti, con grandi edifici e grandi luoghi e brava gente istruita e scuole più grandi e università più grandi e ogni altra cosa del genere. Siamo diventati euforici e a questo punto sono cominciate le difficoltà. And the spiritual mind looks around and says, here, wait a minute here, are we all going to have to take that ecumenical council? Will our whole group go into it?
E la mente spirituale guarda in giro e dice: su via, a questo punto aspetta un minuto, dovremo tutti accettare quel concilio ecumenico? Vi entrerà tutto il nostro gruppo? Sure you're going. Exactly, you watch and see if you don't. The Bible said you would. Exactly, Christ would be on the outside. Certo che ci state andando. È esatto. Osservate e vedete se non lo fate. La Bibbia ha detto che lo avreste fatto esattamente e Cristo sarebbe stato al di fuori. The moon blacked itself out before the Pope, the first one ever went to Rome, the other night showing you a sign in the heavens. Unpredicted, it did it. How the Lord is doing things to this day, marvelous. L'altra notte la luna si è oscurata davanti al Papa, il primo che sia mai andato a Roma, mostrandovi un segno nei cieli. Lo ha compiuto senza essere predetto. È meraviglioso come il Signore fa le cose in questo giorno. Then in this great hour of darkness, when there's there, the winds come up. All hopes of survival was gone. Poi in questa grande ora d'oscurità, quando stavano lì, si alzarono i venti. Tutte le speranze di sopravvivenza erano svanite. What are you going to do if your denomination goes into the ecumenical council? Ora cosa farete se la vostra denominazione entra nel concilio ecumenico? What's going to happen then to all of our great things that we built here on earth? The last hope gone. Cosa accadrà quindi a tutte le nostre grandi cose che abbiamo costruito qui sulla terra se l'ultima speranza è svanita? But you know, as they were about to scream and all hopes is gone, they couldn't be saved. And all of a sudden, they seen him come walking on the water. In the hour of darkness, he came walking in. Ma sapete, quando stavano quasi per gridare e tutte le speranze erano svanite, non potevano essere salvati. E tutto all'improvviso lo videro venire camminando sull'acqua. Nell'ora dell'oscurità, egli venne entrando. You know what? When he left him, he knew that was going to happen. So he climbed the highest hill there was in the land. Higher up you go, further you can see. And he climbed up so he could watch him. You know. Sapete una cosa? Quando lui li aveva lasciati, sapeva che sarebbe accaduto. Così salì sulla collina più alta che c'era nel paese. Più in alto si va, più lontano si riesce a vedere. E lui salì in modo da poterli osservare, sapete? And he knew this was coming. He predicted this day to be here, as it was in the days of Sodom. So shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Then the Son has to be revealed. E lui sapeva che stava per accadere questo. Predisse che questo giorno sarebbe stato qui. Come fu nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Quando il Figlio dell'Uomo viene rivelato, quindi il Figlio deve essere rivelato. This wicked and adulterous generation will seek after a sign, it'll have a sign, it'll reject it as it did then, but it'll be the sign of the resurrection, he's still alive, doing as he did. Questa generazione adultera e malvagia cercherà un segno. Essa avrà un segno, lo rigetterà come fecero loro a quel tempo, ma sarà il segno della risurrezione. Egli è ancora vivente che agisce come faceva. We find out that in this great hour, those disciples all in distress, he climbed up so he could watch them. He is sitting up on a hill watching them. Scopriamo che in questa grande ora quei discepoli tutti in distretta, lui salì in modo da poterli osservare. Stava seduto lassù sopra una collina osservandoli. And now he didn't climb a mountain this time, but he climbed from the grave, climbed to the air beyond the moon stars, till he went so high till he has to look down to see heaven. Ed ora, questa volta, egli non è salito su una montagna, ma è salito dal sepolcro, è salito attraverso l'aria, oltre la luna, le stelle, al punto che è andato così in alto che deve abbassare lo sguardo per vedere il cielo. And there he sits on high, his eyes on the sparrow, and I know he's watching us. He's watching. Ed egli è seduto lì, in alto. Ora il suo sguardo è sul passero e so che egli ci sta osservando, sta osservando. And right here in this hour of darkness,
when the churches has all gone into great programs, and they got this program and that program, and all programmed out like the rest of the churches are, the denominations. È proprio qui in quest'ora d'oscurità, quando tutte le chiese sono entrate in questi grandi programmi e hanno questo programma e quel programma, tutte programmate come lo sono le altre chiese, le denominazioni. What's happened? In the hour of darkness, when the real spiritual field people wonder, what's going to happen? Look at my children. The man said, look at my wife, look at this. E cosa è accaduto? Nell'ora d'oscurità, quando le persone davvero spiritualmente ripiene si chiedono cosa accadrà, guardate i miei figli, l'uomo dice guardate mia moglie, guardate questo. And they let out Sunday or Wednesday night prayer meeting early so they can go watch We Love Susie or something like that on the television. Lovers of the world more than lovers of God. Acting like them. Ed escono presto la domenica o dalla riunione di preghiera del mercoledì sera, in modo da poter andare a guardare alla televisione Noi amiamo Susi o qualcosa del genere. Amanti del mondo più che amanti di Dio, agiscono come loro. I told a lady the other day, she's dressed so tight in her dress. I said, sister, that dress is too tight. It may not sound good for me to tell you that, but it is. You're a Christian, you make a stumbling block. Ho parlato a una signora l'altro giorno che era vestita così attillata nel suo vestito. Dissi, sorella, quel vestito è troppo attillato. Potrebbe non sembrare buono che io ti dica questo, ma lo è. Tu sei una cristiana e causeresti un intoppo. She said, well, Brother Branham, you know what? She said, this is the only kind they make. I said, they still sell goods and they got sewing machines. There's no excuse. Disse, ebbene, fratello Branham, sai una cosa? Disse, questo è l'unico tipo che fanno. Dissi, vendono ancora la stoffa e hanno macchine da cucire. Non ci sono scuse. Sì. Listen, let me tell you something, my dear friend. Not picking on you. No, sir, I'm trying to keep you out of the torment. Ascolta, lascia che ti dica qualcosa, mia cara amica. Non per prendermela con te. No, signore, cerco di evitarti il tormento. As long as that spirit's in you, you're going to do it. That's right, you have to be born out of it. Fin tanto che quello spirito è in te, tu lo farai, proprio così, devi nascere fuori da ciò. You can suit yourself on that remark, but let me tell you something. See, what your heart is, there your treasure is also. Ora puoi fare come vuoi riguardo a questa osservazione, ma lascia che ti dica qualcosa, vedi? Quel che è il tuo cuore, lì sta anche il tuo tesoro. Let me tell you, you might be just as pure as a lily to your husband. You might be just as pure as a lily young girl to your boyfriend, but someday God's going to make you answer for committing adultery. You're guilty when you dress like that. Lascia che te lo dica, potresti essere pura quanto un giglio per tuo marito, e tu ragazzina potresti essere pura come un giglio per il tuo amico, ma un giorno Dio ti farà rispondere per aver commesso adulterio. Sei colpevole quando ti vesti in quel modo. Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. And when that man has to answer the sinner for looking upon you for committing adultery, who presented it to him? E quando quell'uomo, quel peccatore, deve rispondere per aver messo lo sguardo su di te, per aver commesso adulterio, chi glielo ha presentato? Think of it! You Pentecostal women, shame on you. Shame on you. Pensaci, voi donne pentecostali, vergognatevi, vedete? Vergognatevi! I love you, that's the reason I'm saying that. Love is corrective. Io vi amo, ecco la ragione per cui dico questo. L'amore è correttivo. We're on a great tantrum, a great dress tantrum. It's just like fashion like the world. He said, love not the world or the things of the world. If you do, the love of God's not even in you. Ci troviamo in una grande euforia dell'abbigliamento. È proprio come, è modellato come il mondo. Egli disse, non amate il mondo, né le cose del mondo. Se lo fate, l'amore di Dio non è neanche in voi. I don't care how much you speak in tongues, jump and down, dance, cut hair, wear dresses like that new man permitted. Your own fruits tells you where you're at. That's exactly right. Non mi importa quanto parliate in lingue, saltiate su e giù, danziate, se tagliate i capelli, indossate degli abiti di quel genere, voi uomini lo permettete, i vostri frutti vi dicono dove vi trovate, esattamente giusto.
No wonder we're in such a chaos as we are. And the winds of communism, the winds of churchism, the winds of ecumenical organization. Non c'è da meravigliarsi che ci troviamo in un tale caos nel modo in cui siamo, e nei venti del comunismo, e nei venti del sistema della Chiesa, nei venti dell'organizzazione ecumenica. It's a joining time, a unionizing time. The unions are unionizing labor, fussing about it. È un tempo di unione, un tempo di riunirsi in associazioni. Le associazioni formano sindacati che si agitano intorno a questo. The nations, the United Nations, you're uniting. Le nazioni hanno le Nazioni Unite, si stanno unendo. The churches are uniting together. What's it all showing? Le chiese si stanno unendo assieme. Cosa mostra tutto questo? It's showing that Christ and the bride is fixing to unite. That's what it's speaking of. All these shadows of things are showing the positive coming. Mostra che Cristo e la sposa stanno per unirsi. Ecco di cosa si parla. Tutte queste ombre delle cose mostrano che viene il positivo. Watch now as we close, cause I'm getting too late. Osservate ora mentre concludiamo, perché sto facendo troppo tardi. And now notice, in that great hour, when all hope was gone of survival, they seen somebody come walking on the water. Walking up. E ora notate, in quella grande ora in cui ogni speranza di sopravvivere era svanita, videro venire qualcuno camminare sull'acqua che si avvicinava. And the thing, the sad part, listen close, the only thing that could help them, they was afraid of it. Yeah, right. They said it looks scary. It might be a spirit. E la sola cosa, la parte triste, ascoltate attentamente. Avevano paura della sola cosa che poteva aiutarli. Dissero, sembra spettrale, sapete, potrebbe essere un fantasma. If that hasn't happened again, se questo non è successo di nuovo, they're afraid of it. They're afraid of fortune telling. You're afraid of some kind of a devil power. When Jesus said it would happen in this day. Ne hanno paura della predizione dell'avvenire, hanno paura di qualche sorta di potenza del diavolo quando Gesù disse che sarebbe accaduto in questo giorno. The only thing that can help them is Jesus Christ, not another denomination, not all of them joining together. That's just going to make it worse than ever. The only thing that can help you is Jesus Christ. L'unica cosa che può aiutarli è Gesù Cristo. Non un'altra denominazione, non tutte loro unite insieme, quello più che mai lo peggiorerà. La sola cosa che può aiutarvi è Gesù Cristo. And when he promised to return in the last days in this form and do this promise, and just like before the promised son returned to Abraham, the first seed, the royal seed of Abraham, Jesus would say would see the same thing. E quando egli promise di ritornare in questa forma, negli ultimi giorni, e di fare questo, promettendo proprio come prima che il figlio promesso ritornasse ad Abramo, la prima progenie, la progenie reale di Abramo, Gesù avrebbe, disse che si sarebbe vista la stessa cosa. Before the promised son, God would manifest himself in flesh and do exactly like Jesus did, like he said he'd do, it's like that would be done in the last days. Prima del figlio promesso, Dio si sarebbe manifestato in carne e avrebbe agito esattamente come agì Gesù, come disse che avrebbe fatto, come disse che sarebbe stato fatto negli ultimi giorni. And here are almost promises that we can lay them out by dozens right here before you that this is supposed to take place. E qui tutte quelle promesse che potremmo tirare fuori a dozzine proprio qui davanti a voi, che questo deve aver luogo. And the churches which ought to be with arms out to receive it. I'm a little afraid of that. It don't belong to our group, see. E le chiese che dovrebbero stare con le braccia aperte a ricevere questo, ho un po' paura di questo. Non fa parte del nostro gruppo, vedi? And they're scared of it. The only thing that can bring them to Christ is Christ himself. Amen. And they're afraid that it's scary. E ne sono impauriti. La sola cosa che possa portarli a Cristo è Cristo stesso. E hanno paura che esso sia terrificante. Oh, I don't know. That might be spirited, you see. I don't know about it. A scared of the only thing that can help me. Oh, non so. Ciò potrebbe apparire come per magia, vedi? E non ne so niente in merito. Impauriti della sola cosa che possa aiutarli.
And in a dark hour of distress, those elected church, that group sitting out there, scared that it might be spooky, they didn't want to have nothing to do with it, then come that sweet boy, be not afraid, get his eye. E in quell'ora buia di distretta, quella chiesa eletta, quel gruppo che stava lì fuori, aveva paura che potesse essere spettrale, non volevano averci niente a che fare. Allora giunse quella dolce voce: non temiate, sono io. He is the Word, isn't he? He never changes to be the Word. Egli è la parola, non è vero? Egli non cambia mai per essere la parola. Now can't you hear the Word say tonight? He's the same. Yesterday, today, and forever. Be not afraid. It is I. Ora, non riuscite a sentire la parola dire stasera: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Non temiate, sono io? Let us bow our heads. Chiniamo i capi. Heavenly Father, the evening is hot. The hours are dark. The fire is gone from the altar. You're gleaning across the field. Padre Celeste, la sera è calda. Le ore sono buie. In che modo il fuoco è andato via dall'altare? Tu stai raccogliendo qua e là lungo il campo. He said the kingdom is like unto a man that took a net and went to the sea, cast it in, and when he brought it out. The kingdom was like that. Tu dicesti, il regno è come un uomo che prese una rete e andò in mare, la gettò dentro e quando la portò fuori, il regno era così. Lord God, someday that last fish that's in that water, you said they've taken all kinds. Signore Dio, un giorno quell'ultimo pesce che è in quell'acqua, tu dicesti, ne presero di ogni specie. That gospel net catches all kinds. It caught turtles, crawfish, spiders, serpents, scavenger fish. Quella rete del Vangelo pesca ogni specie. Pesca tartarughe, gamberi, ragni, serpenti, pesce saprofago. We don't know what it catches, but there was some fish there you were after. You're the one that's a judge. Non sappiamo cosa pesca, ma c'era del pesce lì a cui tu stavi dietro. Tu sei colui che è giudice. But we realize quickly the turtle, the crawfish, and all get back to the mud hole again. Back to the waters. Ma ci rendiamo conto che presto la tartaruga, il gambero e tutti ritornano di nuovo alla buca di fango, indietro alle acque. But someday that last fish that's ordained, predestined to come, that last part of the body will be drawn out of that lake. Ma un giorno, quell'ultimo pesce che è ordinato, predestinato a venire, quell'ultima parte del corpo verrà prelevata da quel lago. You throw out a net in the days of Luther, Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey, so forth. In the Pentecostal age, the days of F.F. Bosworth and Prochum and those great men. Tu gettasti una rete nei giorni di Lutero e di Wesley, di Alexander Campbell, di John Smith, di Calvino, di Knox, di Finney, di Sankey, così avanti, nell'epoca pentecostale, i giorni di F.F. Bosworth e di Frohman, quei grandi uomini. You throw out nets, the days of Billy Sunday, on down through the age. Tu gettasti le reti ai giorni di Billy Sunday, continuamente durante l'epoca. Now you're still combing through the sea. Is there one of them sitting here tonight, Lord? E ora tu stai ancora setacciando attraverso il mare. Stasera c'è uno di loro seduto qui, Signore? If it is, may they be like that little woman at the well, even in her prostituted state, she still recognized that you was a Messiah. She saw that sign, that was it. Se c'è, possa accadergli come a quella piccola donna al pozzo, sebbene nella sua condizione di prostituta, eppure lei riconobbe che tu eri il Messia, vide quel segno, era quello. She said, I perceive your prophet. She had no idea that it could be Messiah. Lei disse, vedo che tu sei un profeta, non aveva idea che potesse essere il Messia.
She said, we are looking for a Messiah, in other words. We know when the Messiah cometh, he'll tell us these things. You said, I'm he. That was it. Disse, noi aspettiamo un Messia. In altre parole, sappiamo che quando il Messia viene, egli ci dirà queste cose. E tu dicesti, io son desso. Quello fu tutto. Now tonight, Lord, let them see that it is I. Be not afraid, it's my promise. Ora stasera, Signore, lascia che vedano che son io, non temiate, è la mia promessa. Heal the sick, Lord, save the lost. Fill the empty. Guarisci i malati, Signore, salva i perduti, riempi i vuoti. May we go away tonight and say within our hearts as we go away like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us? As he ministered to us tonight in the building, his divine presence. Che possiamo andarcene via stasera e mentre ce ne andiamo dire nei nostri cuori come quelli che venivano da Emmaus non ardevano i nostri cuori in noi quando egli ha ministrato a noi stasera nell'edificio la sua divina presenza. How they knew it was you. They invited you in and their eyes come open. Come riconobbero che eri tu. Ti invitarono a entrare e i loro occhi vennero aperti. May every one of us tonight invite you in. If we don't understand it, may we invite you in anyhow. That's the only way you can reveal yourself. Posso ognuno di noi stasera invitarti a entrare. Se non lo capiamo, possiamo noi invitarti a entrare comunque. È l'unico modo in cui ti puoi rivelare. And we notice the way you revealed yourself after your resurrection. You did something in the same manner you did before your crucifixion. E notiamo il modo in cui ti rivelasti dopo la tua risurrezione. Tu facesti qualcosa nella stessa maniera che avevi fatto prima della tua crocifissione. Now come tonight, Lord. You said you was the same yesterday, today, and forever. Do again for us like you did in the days when you stood here in flesh on the earth. Ora vieni stasera, Signore. Hai detto che eri lo stesso ieri, oggi e in eterno. Fallo di nuovo per noi, come lo facesti nei giorni in cui stavi qui sulla terra in carne. We'll go home lighthearted like those. In Jesus' name we pray. Amen. Andremo a casa allegri, come quelli. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Now in the service tonight, I know it's awfully warm and we got 20 minutes to get out in time. Ora nel servizio stasera so che fa terribilmente caldo e abbiamo 20 minuti per uscire in tempo. I can't stop or hinder the things that I do. I'm drove by something I always have been all my life and it's always been right. Io sono non posso fermare o impedire le cose che faccio. Sono condotto da qualcosa, lo sono sempre stato tutta la mia vita ed essa è sempre stata giusta. It's never told me nothing but what was in the Bible. I can't stop it. I can't do nothing about it. It just does it anyhow. Non mi ha mai detto altro se non ciò che stava nella Bibbia. Non posso fermarlo. Non posso farci niente in merito. Essa lo fa comunque. And I'm sure if I'm obedient, there is somebody that needs it. And I'll be faithful. E sono sicuro che se sono obbediente. C'era qualcuno che ne ha bisogno, ed io sarò fedele. And that day I want to, like the great St. Paul said, no man's blood's on my hand. I want to tell you the truth, not as I love you. E voglio che in quel giorno, come disse il grande San Paolo, il sangue di nessun uomo si trova nella mia mano. Io voglio dirvi la verità, non mentre sono io vi amo. And if you had a little boy now, think of it, lady, you that I scolded a while ago, you sisters with Bob Hare and me. E se tu avessi un figlio piccolo, ora pensaci, signora, tu che poco fa ho rimproverato, voi sorelle con i capelli corti e cose simili. If you had a little boy sitting out on the street and he said, Junior dear, you better come in, dear, it might be, I don't know, they'll probably drive around you. Se voi aveste un figlio piccolo seduto fuori sulla strada e diceste, Junior, caro, faresti meglio a venire dentro, caro. Potrebbe accadere, non so, che probabilmente ti passino vicino con la macchina. You don't love that child. That's right. You'll get out there and shut the hide off of him or make him come in. Amen.
That's right. You love him. Voi non amate quel bambino. Proprio così. Voi uscirete là fuori e gli toglierete la pelle di dosso. Lo farete entrare. Proprio così. Voi lo amate. That's the way the gospel is. God loves you. And those that he loves, he chastens and rebukes. Every child that comes to him. Ecco il modo in cui è il Vangelo. Dio vi ama. E coloro che egli ama, castiga e rimprovera ogni figlio che viene a lui. If you can't stand chastisement, you go away and get angry about it, then you're illegitimate children and not the children of God. So just remember, it's just the scripture. Se non riuscite a sopportare la correzione, ve ne andate e vi arrabbiate in merito, allora siete figli illegittimi, non siete figli di Dio, così ricordate, è proprio la scrittura. Now, a word from him, one word will mean more than I could say a million lifetimes. It's him. Ora, una parola da lui, una parola, significherà più di quanto potrei dire io in un milione di vite. È lui. We know his promise. We know what he promised to do. Conosciamo la sua promessa. Sappiamo cosa lui promise di fare. Now, I don't know whether did we from the did he give our card to get did you give our card to get? Ora non so se ho fatto noi dal ha distribuito di nuovo i biglietti. Hai distribuito i biglietti oggi? Qual era? Ilunga? Bene. All right, to save time, let's just start from number one. Now they're probably all over the building. J number one. Bene, per risparmiare tempo iniziamo dal numero uno. Ora probabilmente si trovano in tutto l'edificio. Ilunga numero uno. And now we got some stragglers. We started from one time from this and the other time some back and forth and around, but we got them straggling around here. E ora ne abbiamo presi alcuni sparpagliati, abbiamo cominciato da una volta da questo per tutto il tempo, alcuni avanti e indietro e qua e là, ma li abbiamo presi sparpagliati qui intorno. Ma ogni persona che viene dentro ogni giorno ha una possibilità di salire nella fila. I don't mean because you're here. How many knows in this meeting there's been nearly twice as many healed out in the audience as there was healed up here? Sure, you know. Questo non significa che, poiché siete qui, quanti sanno in questa riunione che di guariti ce ne sono stati quasi il doppio nell'uditorio di quanti ce ne sono stati guariti quassù? Certo, lo sapete. See, a prayer card is just simply to get the people up here, get the Holy Spirit among them. So as you're used to doing that. Vedete, un biglietto di preghiera serve semplicemente a fare arrivare la gente quassù, far arrivare lo Spirito Santo in mezzo a loro in modo da abituarvi a fare questo. We don't even have to have it right now. We can omit the prayer cards. Non dobbiamo neanche averlo proprio ora. Possiamo tralasciare i biglietti di preghiera. Just like we did last night. We never had prayer cards last night. Proprio come abbiamo fatto ieri sera. Ieri sera non abbiamo avuto biglietti di preghiera. The Holy Spirit went out among them that didn't have prayer cards. Lo Spirito Santo è andato in mezzo a coloro che non avevano biglietti di preghiera. And I've seen many things I didn't say nothing about because I didn't know whether it was sore or not. I still held dark over them. I just let it alone. E ho visto molte cose di cui non ho detto niente perché non sapevo se fosse così o no. Le tenebre erano ancora sospese su di loro ed io ho lasciato stare. I didn't know it wouldn't do no good to call him. Whatever he says is right. So listen to what he said. Non sapevo, non avrebbe fatto alcun bene chiamarli. Qualunque cosa egli dica è giusta, così ascoltate quel che egli dice. Now, did you say that with Jay? J number one, who has a prayer card? Raise up your hand. Ora, avete detto che era Ilunga? Ilunga numero uno. Ilunga numero uno. Chi ha un biglietto di preghiera? Alzi la mano. You must be mistaken, son. Must be someone. Oh, I'm sorry. Oh, way back against the wall in the back. Come up here, lady. Devi aver sbagliato, figliolo. Deve essere un... Oh, mi dispiace. Oh, proprio in fondo, contro il muro, in fondo. Avvicinati qui, signora. They just bring these cards down now. The boy, Brother Borders or Billy One, sometimes both of them, mix those cards up before you, and then give you your card, whatever you want. Essi portano questi biglietti ora, il ragazzo, il fratello Borders, o Billy, uno, a volte entrambi, mescolano quei biglietti davanti a voi e poi vi danno il vostro biglietto, quello che volete. We don't know, they're just, this one might get number 5, and that get number 7, this get number 15, that 95, and we don't know.
noi non sappiamo, sono proprio questo potrebbe ricevere il numero 5, quello ricevere il numero 7, questo ricevere il numero 15 e quello il 95, noi non lo sappiamo. And then again, when I come, I just wherever it lays up on my heart, I call from there, no matter where it's at. E poi di nuovo, quando io arrivo, io proprio da qualsiasi parte che sento in cuore, chiamo da lì, non importa dove sia. Sometimes I count how many is in a row and divide it by the ones on this row and get an answer, see? Io proprio, se dico, a volte conto quanti stanno in una fila e la divido per quelli su questa fila e ottengo una risposta, capite? And then, but I just, whatever comes to my mind first, I call. E poi, se io non, ebbene, io proprio, qualsiasi cosa mi venga in mente per prima, io la chiamo. Number one, J number two, number two, number three, number four, number five, number six, seven, eight, nine, ten. Let them come see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. That's good. That's the way. Come right. Numero uno, Ilungan numero due. Numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, 7, 8, 9, 10, che vengano, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è buono, ecco il modo, venite proprio... Wait, one went the other way. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, that's right, here, here it is, ten. Aspettate, uno è andato dall'altra parte, sono stato 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, proprio così, ora qui, eccolo il 10, bene. 11, 12, 13, 14, 15, that's 5 more, 1, 2, 3, 4, 5, good, that's good. 11, 12, 13, 14, 15, sono altri 5, 1, 2, 3, 4, 5, buono, questo è buono. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, only see 4, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, ne vedo solo 4, 20, did 20 answer? All right. 20, ha risposto il 20? Bene. Now we don't want to get too many standing at once, now if we get through these it's early enough we go for some more. Ora, non vogliamo che in una sola volta ce ne siano troppi in piedi. Ora, se finiamo con questi ed è abbastanza presto, ne prenderemo degli altri. You know, call, maybe we, let's try a few more. Let's try five more. 21 to 25 in the J's. Let them stand, if you will. 21 to 25. Non chiamiamo, forse noi cerchiamone degli altri. Cerchiamone altri 5. Da 21 a 25. Della Ilunga che si alzino se volete da 21 a 25. 1 2 3 way back in the back 4 1 2 3 4 that's 5 okay. Now let's just stop right there's 25 in the line and they're lining them up down here. 1 2 3 proprio là in fondo 4 1 2 3 4 ecco il 5. Bene. Ora fermiamoci lì. Ce ne sono 25 nella fila e si stanno allineando qua giù. Now I'm going to ask you one favor. Will you give me your undivided, give God your undivided attention for the next 15-16 minutes? Will you do that? Ora vi chiederò un favore. Volete darmi la vostra completa? Date a Dio la vostra completa attenzione per i prossimi 15-16 minuti. Lo volete fare? And will you do this? Open up your heart. I remember what I said, don't let it go over your back like water falling on a duck's back, as the old saying is. Don't do that. Consider this. E volete fare questo, aprire il vostro cuore? Ora ricordate cosa ho detto. Non lasciate che passi sul vostro dorso come l'acqua che scende sul dorso di un'anatra, come dice il vecchio detto. Non fatelo, considerate questo. If I tell you anything is not in the scripture and a promise for the hour, you're duty bound. See the manager here and come tell me about it. That's right. Se vi dico qualcosa che non si trova nella scrittura, è una promessa dell'ora, dovreste sentirvi in dovere di consultare il manager qui e venire a parlarmene. Proprio così. I teach nothing but what's in the word. Io non insegno altro che quello che sta nella parola. And if I stay right with that word, and if I say it's that way, and God it isn't in the Bible, if the angel of the Lord told me something wasn't in the Bible, it wouldn't be the angel of the Lord. That's right.
E se io sto proprio con quella parola e se dico che essa è in quel modo e Dio è nella Bibbia, se l'angelo del Signore mi dicesse qualcosa che non si trovasse nella Bibbia, non sarebbe l'angelo del Signore, proprio così. He's never one time told me anything but what was in that word and you bear me record. Mai una volta mi ha detto alcunché tranne ciò che stava in quella parola e voi testimoniatemelo. He's never said one thing out of the hundreds of thousands and thousands and the languages of the world. Has he ever one time said anything wrong or said anything that didn't come to pass? Non ha mai detto nulla delle centinaia di migliaia e nelle lingue del mondo non ha mai detto una volta nulla di sbagliato né detto nulla che non sia venuto a compimento. Listen, ask the manager then here. This what you all see here is the amateur side of that. Is that right, brother? Ascoltate, chiedete al manager e agli altri qui. Questo che voi tutti qui vedete è la parte facile, è giusto, fratelli? Well, out there, and out in the private life, where he says, go down to this place and see this, and this will come to pass, and say this over here, down there. It's just constantly, all the time. See? Year in and out. Ebbene, là fuori, e fuori nella vita privata, dove egli dice, vai in questo luogo e vedi questo, e accadrà questo, e dici questo quassù, quaggiù, è proprio costantemente per tutto il tempo, vedete, anno dopo anno. The people in the audience just sees a... the little thing. Le persone nell'uditorio vedono le cose piccole. But now, if you'll be reverent, ma ora, se sarete riverenti. Now, is everybody in this prayer line standing here, strangers to me, raise up your hand if you are. Right? Ora, qui, tutti quelli che stanno in questa fila di preghiera mi sono estranei? Alzate la mano se lo siete. Bene. How many out there is knows that I don't know nothing about you? Raise up your hand. Now, well, thank you. Quanti che stanno là sanno che non so niente di voi? Alzate la mano, ora mentre vi ringrazio. I don't care where you are. If you're up in the balcony, back against the wall, down to here, wherever you are, I'm going to... Non mi interessa dove state, se vi trovate su nella balconata, in fondo, contro il muro, giù, attraverso qui, ovunque siate, io sto per... This is for your good. This is for your benefit. See, this is for your benefit. Ora, questo è per il vostro bene. Questo è per il vostro beneficio, vedete? Questo è per il vostro beneficio. I thought it was my little grandson talking to me, but it wasn't. I got a little grandson in here somewhere tonight, just about that side, and I thought of little Paul. Pensavo che fosse il mio nipotino che mi stesse parlando in quel momento, ma non lo era. Stasera, qua dentro, ho un nipotino da qualche parte, più o meno di quella statura, e pensavo che fosse il piccolo Paul. He always said he's gonna come stand on the platform and preach for me, and just not quite 2 years old. Ha sempre detto che verrà, starà sul palco, predicherà per me, e non ha neanche 2 anni. I think that little boy's hunting his mommy. Penso che quel bambino stia cercando la sua mamma. So, remember. I'm trying to help you. God knows that. I'm trying to help you. Così, ricordate, sto cercando di aiutarvi. Io, Dio lo sa. Sto cercando di aiutarvi, vedete? Now, look, I want you to get the benefit if he does come among us. Ora, guardate, se egli viene in mezzo a noi, voglio che ne traiate beneficio. I think of it. The person of Jesus Christ working in flesh like he promised he would do in the land. How many knows he promised that? Ora pensateci. La persona di Gesù Cristo che opera in carne, come promise che avrebbe fatto alla fine. Quanti sanno che egli promise questo? Just as it was down there in Sodom, when that angel with his back turned, that was God. Proprio come avvenne laggiù a Sodoma quando l'angelo con le spalle girate il... Quello era Dio. You believe that was God? How many believe that was God? Sure it was. The Bible said it was. And Jesus referred to it. Credete che fosse Dio? Quanti credono che fosse Dio? Certo che lo era. La Bibbia ha detto che lo era. E lui, Gesù, vi fece il riferimento. Now notice. Now you out there without a prayer card. I want you to do something for me. Wherever you are. Ora notate. Ora voi là senza un biglietto di preghiera voglio che facciate qualcosa per me, ovunque vi troviate. I remember, these things
Watch when it tells you you're healed or what it tells you to do. Watch what it says. Ora ricordate queste cose, osservate quando esso vi dice che siete guariti o quello che vi dice di fare. Osservate cosa esso dice. If it just tells you, that's to build your faith. And then when your faith comes to a spot, you just reach out and accept God. Se esso vi parla, è per edificare la vostra fede, e allora quando la vostra fede giunge a un punto, voi semplicemente vi protendete e accettate Dio. It isn't me, because the Heavenly Father knows all of down this line here. I don't see one person that I know. Non sono io, perché il Padre Celeste lo sa. Guardo questa fila qua giù, non vedo nessuno che io conosca. I can see about two or three people in the whole audience that I know. I don't know if right now I can show one. Nell'intero uditorio non posso che vedere due o tre persone che conosco, e non so come posso dire proprio ora mostrarne uno. I know that Edmund Way was here a few minutes ago. I thought I seen him and I missed. So che Edmund Way si trovava qui alcuni minuti fa. Pensavo di averlo visto e io ho mancato. If I'm not mistaken, I do see somebody I know is a man and his wife and a little girl named Fritzinger from up in Ohio. Se non mi sbaglio, vedo qualcuno che conosco, sono un uomo e sua moglie, una ragazzina, si chiamano Fritzinger dall'Ohio. Is that are you brother, brother Fritzinger? You're sitting down in the little group with it. That's brother and sister Fritzinger from Ohio, friends of mine. E quello sei tu, fratello Fritzinger, seduto in una specie di ansa dove sono il fratello e la sorella Fritzinger dall'Ohio, amici miei. And outside that, sitting back there is a, I see on the side over here, is an old man going on 92 years old by the name of William Dow. He and his wife, she's a nurse. E oltre a questo, seduto là dietro, sta un, vedo sul lato, qua giù vedo un anziano sui 92 anni, di nome William Dow. Lui e sua moglie, lei è un'infermiera. William Dow, in Ohio, a very personal friend of mine, not long ago, he had 91 years old, had a complete heart failure, heart attack, and his wife called me to come at once. He was dying right then. William Dow, in Ohio, un mio amico molto personale. Non molto tempo fa lui ebbe, a 91 anni, ebbe un completo collasso cardiaco, un attacco di cuore, e sua moglie mi chiamò per venire subito. Stava morendo proprio allora. And all, he's been such a bosom friend to me. E su, egli mi è stato un tale intimo amico. On my road up the seam, I was worried and I stopped and one of my wheels got out of line and it's cutting the tire to pieces. And I went in the Texaco station, got some gasoline, came out and looked at it. Sulla strada per andarlo a trovare ero preoccupato e mi fermai e una delle mie ruote era andata fuori asse. Stava tagliando a pezzi il mio copertone e andai in una stazione di servizio Texaco. Feci benzina ed essi vennero fuori, la guardarono. I looked up and I see Brother Dow walking down through my church, shaking my hand. I said, praise the Lord. E alzai lo sguardo e vidi il fratello Dow camminare attraverso la mia chiesa per stringermi la mano. Dissi, lode al Signore. I looked back this way and here he come down the street and shook my hand. I went to him. E guardai indietro da questa parte ed eccolo venire lungo la strada e mi strinse la mano. Andai da lui. I seen his doctor, a young Jew, or middle-aged man, Jewish man. And I said, what about him, doctor? Vidi il suo dottore, un giovane giudeo, ovvero un giudeo di mezza età, e dissi, che ne dici di lui, dottore? Said he hasn't even got a fighting chance. Said he's under the oxygen tent. Said he'll die right there. He said, remember, he's 91 years old. Disse, non ha neanche una possibilità di farcela. Disse, è sotto la tenda d'ossigeno. Disse, morirà proprio lì. Disse, ricorda che lui ha 91 anni. I said, yes, sir. He said, he's complete heart failure. Nothing can be done. He said, it's time to go. And I said, yes, sir. But he ain't going. That's all. Disse, sì, signore. Disse, è un completo collasso cardiaco, non si può fare niente. Disse, è il tempo di andarsene. Ed io dissi, sì, signore. Ma no, lui non se ne andrà. È tutto. I went in and put my hand under the tent. I said, brother Dow, can you hear me? He looked up at me. Entrai, misi la mano sotto la tenda, dissi, fratello Dauk, puoi sentirmi? Mi guardò. Ora, in realtà, nel suo nome, lui è tedesco, D-A-U-G-H, e io lo pronuncio Dauk. And I put my hand under the tent, and I said, do you hear me, brother Dauk? I said, you're not going.
I done seen you're not going. Vedete, e io misi la mano sotto la tenda e dissi: mi senti, fratello Dauk? Disse: sì. Dissi: tu non te ne andrai? Ho già visto che non te ne andrai. A week from then, standing in my church, who come walking up to the church with Brother Dauk? A una settimana da allora, stando nella mia chiesa, chi venne camminando attraverso la chiesa se non il fratello Dauk? I left the meeting and went over the river to a cafeteria to eat, and when I got out, my car's walking up the street, here come Brother Dauk with his hand out. Then visions doesn't fail. Lasciai la riunione e andai dall'altro lato del fiume in una tavola calda per mangiare, e quando uscii dalla macchina e stavo camminando per la strada, ecco venire il fratello Dauk con la sua mano stesa. Quelle visioni non falliscono. And that man of 91 years old, and follows every meeting is in California. E quell'uomo di 91 anni e segue ogni riunione si trovava in California. Would you just raise up your hand, Brother Dow, sitting there at the people to see what a real soldier, not here, sitting right here, right? 91 years old, and follows every meeting. Fratello Dauk, seduto lì, alzeresti la mano in modo che le persone vedano che cos'è un vero soldato. Qui, seduto proprio qui, vedete, 91 anni e segue ogni riunione. When I'm at the tabernacle, he drives hundreds of miles every day to hear me preach a little sermon and go back. God! Amen. It shall be light in the evening time. Quando sono al tabernacolo guida ogni giorno per centinaia di miglia per sentirmi predicare un piccolo sermone e tornare indietro. Dio, ci sarà luce nel tempo della sera. Dissi l'altro giorno, gli stavo parlando, dissi: cosa posso fare per te, fratello Dauk? Just one request, Brother Branham. When he comes, I want to go with him. Solo una richiesta, fratello Branham. Quando egli viene, voglio andare con lui. Don't worry. That's secure. Dissi: non preoccuparti, questo è sicuro. Sure. Now, a man come in, was baptized, all come in, received the baptism of the Holy Ghost and everything, just a wonderful servant of Christ. Certo, ora l'uomo venne dentro, fu battezzato, venne dentro e ricevette il battesimo dello Spirito Santo e tutto. Proprio un meraviglioso servitore di Cristo. Ora chiederò a tutti, con molta riverenza, guardate da questa parte e pregate. Now, how many teachers here know that he is a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities? Ora quanti insegnanti qui sanno che egli è il sommo sacerdote proprio ora che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Well, if he's the same yesterday, today, and forever, and the same high priest, he would act the same way. Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e lo stesso sommo sacerdote, agirebbe allo stesso modo. Only he's his body is at the on the throne of God. How many knows that? The body of Jesus is on the throne of God. Solo che egli, il suo corpo si trova sul trono di Dio. Quanti lo sanno? Il corpo di Gesù si trova sul trono di Dio. But he uses our body to manifest himself through just like he promised to do. Works that I do, show you also. Ma egli si serve del nostro corpo tramite cui manifestarsi, come promise di fare, le opere che faccio io le farete anche voi. I'm going to ask you to sit still, be reverent, watch, pray. Vi chiederò di stare seduti tranquilli, siate riverenti, osservate, pregate. My Heavenly Father, I've tried to be just as reverent as I know how to do about it. Ora, Padre Celeste, in merito a questo ho cercato di essere riverente per quanto sappia farlo. Now just a word from you now, Lord. And then may the still little voice come down through this audience and say, it is I, be not afraid. Grant it, Father. Ora solo una parola da parte tua, ora, Signore, e allora possa la calma, piccola voce scendere in questo uditorio e dire: sono io, non temiate. Accordalo, Padre. I commit myself to you with the message that's been preached tonight, with thy word to be confirmed.
E rimetto me stesso a te con il messaggio che è stato predicato stasera, con la tua parola per essere confermata. You don't have to do it, but you will do it, or you do do it because that you promised to. I pray that you'll grant this in Jesus' name. Amen. Tu non devi farlo, ma se lo farai o se lo fai perché lo hai promesso, prego che tu conceda questo. Nel nome di Gesù. Amen. Everybody, real. E tutti molto riverenti, proprio molto riverenti. How do you do? I'll give you scripture as we go along. If the Lord does, I don't know. Salve. Ora vi darò la scrittura mentre procediamo. Se il Signore lo fa, io non lo so. Ma ho predicato in questo modo, vedete, che è un tipo di unzione. Questo è un altro tipo di unzione. That you're just blessing. This just one thing just takes the life right from you. Quella era solo benedizione. Questo, solo una cosa, vi toglie la vita. Now the lady stands here, I've never seen her in my life. Ora, la signora che sta qui, non l'ho mai vista in vita mia. Are we strangers? I believe you said a while ago, I didn't know you. God knows you, He knows me. Siamo estranei? Poco fa credo che tu abbia detto che non ti conoscevo. Dio ti conosce, Egli conosce me. Do you know that what we're standing here now, we're going to have to answer for it at the day of judgment? You're aware of that? Sai che quello per cui stiamo qui ora ne dovremo rispondere nel giorno del giudizio? Ne sei consapevole? You know that what we do now, God's going to make us answer for it up there. I just said that for a purpose. Sai che ciò che facciamo ora, Dio ce ne farà rispondere lassù? Ho detto questo per uno scopo. Now if the Lord Jesus will reveal to me what you're doing, what's on your mind or something like that, would you believe it? Ora, se il Signore Gesù mi rivelerà cosa fai, quello che hai in mente o qualcosa del genere, lo crederesti? You'd have to believe that, wouldn't you? Dovresti crederlo, non è vero? Would you believe it out there, you audience? Lo credereste là, voi uditorio? Now we stand just exactly like the woman at the well in our Lord, a man and a woman meeting for their first time. Ora stiamo proprio esattamente come la donna al pozzo e il nostro Signore, un uomo e una donna che si incontrano per la loro prima volta, capite? Here we are, meeting for St. John, the fourth chapter. Eccoci, che ci incontriamo per San Giovanni, il quarto capitolo. Now, if the Holy Spirit will say, if you're here for somebody else, if you're sick, if it's domestic trouble, if it's financial troubles, whatever it is, I have no idea. But He does. Ora, se lo Spirito Santo dirà, se sei qui per qualcun altro, se sei malata, se è un problema di famiglia, se sono problemi finanziari, qualunque cosa sia, io non ne ho idea, ma Egli sì. But He can discern the thoughts that's in your heart. He's the Word. I can't. I'm a man. Ma Egli può discernere i pensieri che sono nel tuo cuore. Egli è la parola. Io non posso. Sono un uomo. You're just a bit nervous, and that's the reason I'm doing this, you see. Tu sei solo un po' nervosa. Ed ecco la ragione per cui sto facendo questo, vedi? That's one of your troubles. It's nervousness. That's right. And you also have diabetes. That's another thing's wrong with you. Ecco, uno dei tuoi problemi è il nervosismo, proprio così. E hai anche il diabete, che è un'altra cosa che non va in te, proprio così. Complications, this many things are wrong. Is that right? That's right, raise up your hand. Complicazioni. Molte cose non vanno bene. È giusto? Se è giusto, alza la mano. Vedi? You believe He'll heal you? You do. Credi che Egli ti guarirà? Lo credi? Now your nervousness is caused from your age. But now, that'll all leave you. And I believe that by faith we'll go to Calvary. Have a blood transfusion.
Ora, il tuo nervosismo è causato dalla tua età, vedi? Ma ora tutto ti lascerà e credo che per fede andremo al Calvario, avremo una trasfusione di sangue. Now, that's just exactly what he did. He told the woman at the well what her trouble was. Ora, ecco esattamente quello che egli fece. Disse alla donna al pozzo quale fosse il suo problema. Hers was too many husbands. Yours was what I think is nervousness and two or three more things wrong with you. That's right, isn't it? That's the same thing. Il suo erano troppi mariti. Il tuo era ciò che penso che fosse il nervosismo e altre due o tre cose che non vanno in te. E così, non è vero? È la stessa cosa. Now, when he come to Simon, he told him who he was. You believe God can tell me what your name is? Would it make you believe more? It would. Ora, quando egli venne da Simone, gli disse chi lui era. Credi che Dio possa dirmi qual è il tuo nome? Ti farebbe credere di più? Lo farebbe? Miss Strong. Sal. Would you believe? Sal. Go and believe and you... It's all over. Amen. Amen. Signora Strong, Stout, crederesti? Vai e credi. E tu, è tutto finito. Amen. Come. You believe? I'm also a stranger to you. I don't know you. God does know you. Vieni. Credi? Sono estraneo anche a te, non ti conosco. Dio ti conosce. You believe that he can reveal to me what your trouble is? And if he does, then the Lord God be blessed. Is that true? Credi che egli possa rivelarmi qual è il tuo problema? E se lo fa, allora il Signore Dio sia benedetto. È vero? I don't that'd be weird, see. That's him that you feel that. All right? Ora, non devi essere preoccupata, vedi? Questo che senti è lui. Bene. You are suffering also from a nervous condition. Mental nervous to get tore up easy. And you're suffering with a bladder trouble. Something wrong with the liver. And your anemia. That is right. Soffri anche per un disturbo nervoso mentale, e vai a pezzi facilmente, e soffri di un disturbo alla vescica, qualcosa che non va al fegato, e sei anemica. È così. You got something that keeps being a man appearing here. Hai qualcosa, continua a esserci un uomo qui che appare. Do you believe that God can heal you? Heal your husband too? Make him well? Credi che Dio possa guarirti? Guarire anche tuo marito, farlo star bene? You think the stomach trouble will leave and he'll be all right? That's what he's suffering with. Go put your hands on him, tell him so. Pensi che il disturbo allo stomaco andrà via e lui starà bene? Ecco ciò di cui soffre. Vai a mettere le mani su di lui, digli così e andrà via da lui. I am a stranger to you. The Lord Jesus knows both of us, doesn't he? Ti sono estraneo. Il Signore Gesù ci conosce entrambi, non è vero? You believe that God can make you well? Credi che Dio possa farti star bene? If the Lord Jesus will reveal to me the thing that's in your heart, that you believe that he will make you well? Se il Signore Gesù mi rivelerà la cosa che è, che tu sei, che sta nel tuo cuore, credi che egli ti faccia star bene? You've had some trouble. You got a gallbladder trouble for one thing, and another thing, it's caused your bladder to have an ulcerated condition. That's what your doctor said. Hai avuto qualche problema? Una cosa è che tu hai un problema alla cistifellea, e un'altra cosa è che ciò ha portato la tua vescica a trovarsi in uno stato di ulcerazione, ma è quello che ha detto il tuo dottore. Now, another thing is that they want to operate for that. That's exactly right. Isn't that true? Ora, un'altra cosa è che vogliono operarti per questo. È proprio esatto, non è vero? Now, do you believe he can bypass that? You think your faith in him? Ora, credi che egli possa evitare questo? Pensi che la tua fede sia in lui?
Now, you know that isn't me doing that. You believe? All right. Go in as you have believed. So be it. Ora, tu sai che non sono io che faccio questo. Credi? Bene. Vai, e secondo come hai creduto, così sia per te. We are strangers to each other, I suppose. The Lord God knows both of us. Suppongo che siamo estranei l'un l'altro. Il Signore Dio ci conosce entrambi. Do you believe He's able to reveal to me the things that would help you? You believe He will. Credi che Egli sia in grado di rivelarmi le cose che ti aiuterebbero? Tu credi che Egli lo farà? I'm saying positive. That's very good. That's very fine. Sto dicendo assolutamente. Ciò è molto buono. Ciò va molto bene. Now, you have many things wrong with you. So many complications and things and a cough like and you can't get over it and you're real nervous and that's right. Ora hai molte cose che non vanno in te, tante complicazioni e cose simili, come la tosse, e non riesci a superarla, e sei molto nervosa, e ciò è proprio così. Then you've got a burden on your heart, and that burden is for somebody which is your son. Poi hai un peso nel cuore, e quel peso è per qualcuno che è tuo figlio. And he's having trouble, some domestic troubles. Him and his wife are always fussing and going on and around. And your burden part, that is right. E lui sta avendo un problema, dei problemi di famiglia. Lui e sua moglie litigano sempre e continuano. E tu ne sei aggravata. È così. Now you believe with all your heart. The Lord forever be on you. Believe now. The Lord bless you. Ora credi con tutto il cuore. Tutto si chiarirà e andrà via. Tu credi ora. Il Signore ti benedica. How do you do, sir? I am a stranger to you. And you're a stranger to me. Salve, Signore. Ti sono estraneo e tu mi sei estraneo. It's beginning visions now, I see. Looks like a whole house is just getting light, like kind of a whirl, like going around, see. Ed è iniziata le visioni ora. Vedo, sembra come se la casa intera si stia rischiarando. Una specie di vortice che va in giro, vedi? But you believe that the Lord Jesus could reveal to me what you're standing there for? You believe it? He would. I believe that also. Ma credi che il Signore Gesù potrebbe rivelarmi per cosa stai lì? Credi che Egli lo farebbe? Anch'io lo credo. I'm just speaking to you to contact your spirit. Exactly is what I'm doing for. Ti sto parlando per entrare in contatto con il tuo spirito. È esattamente per questo che lo faccio. See, I don't know you, so it's got to be something besides me do it. I've got to get myself just so completely away from myself that he does it himself. You understand? Vedi, non ti conosco, così deve essere qualcos'altro oltre a me che lo fa. Io devo solo allontanarmi così completamente da me stesso in modo che lui stesso lo faccia, capisci? Now, one thing, you're suffering with a tremendous nervous condition. And this nervous condition has been for some time. Ora, una cosa, tu soffri di un tremendo disturbo nervoso, e questo disturbo nervoso dura da un po' di tempo. That's right. And that nervous condition has caused you having a high blood pressure also. And you've had a stroke. That's it. È esatto. E quel disturbo nervoso ti ha portato ad avere anche la pressione sanguigna alta, e hai avuto un attacco. Eccolo. Say you've either been a preacher or you are a preacher. Now you are a preacher. I've seen you stand in the pulpit. Senti un po', tu sei stato un predicatore o sei un predicatore? Ora sei un predicatore, ti ho visto stare sul pulpito. Then have faith in God and that nervousness will leave you. All ministers have that. You'll get all right. Go back to your pulpit and obey God and stay true to that word. Jesus Christ. Quindi abbi fede in Dio e quel nervosismo ti lascerà. Tutti i ministri lo hanno. Ti andrà bene. Ritorna al tuo pulpito e obbedisci a Dio e rimani fedele a quella parola. Gesù Cristo. You believe your back trouble left you sitting in a chair? Do you believe it? All right, so then just keep moving on. Saying thank you. Tu seduto sulla sedia, credi che il tuo disturbo alla schiena ti ha lasciato? Lo credi? Bene, Signore, allora continua ad andare avanti dicendo ti ringrazio, Signore. Come, man. How do you do?
You believe me to be his servant. Vieni, signora. Salve. Credi che io sia suo servitore? All right, do you believe that lady's trouble, female trouble, is going to leave you? Amen. You do? Then go ahead. Say thank you. Amen. Bene, credi che quel disturbo di donna, disturbo femminile, ti lascerà? Lo credi? Allora va avanti, di ti ringrazio, signore. Kidney trouble, back trouble in your back. You believe that God will heal you and will make you well from that? Thank you, Lord. You believe that he'll make you well? Right. Take on your role. Problema ai reni, problema alla schiena, alla tua schiena. Credi che Dio ti guarirà da questo e ti farà stare bene? Credi che ti farà stare bene? Bene, prendi su il tuo... Come, lady. I'm a stranger to you. If I didn't say nothing to you at all, would you believe that the presence of God is here to heal us? You would. Vieni, signora. Ti sono estraneo. Se per caso non ti dicessi niente, crederesti che la presenza di Dio è qui per guarire i malati? Lo crederesti. What if you do your stomach trouble? I done told you. See, it's gone. Thank God. Oh, thank you. Bene, se lo credi, il tuo disturbo allo stomaco, te l'ho detto, vedi? È sparito. Te l'ho già detto, capisci? How do you do this? God lives in the heart, and your heart's been showing up here lately bad. Salve, signore. Dio vive nel cuore, e il tuo cuore recentemente si è rivelato ammalato. You believe that he'll make it right? Go on your road and believe it. God bless you. You'll make it. Credi che egli lo metterà a posto? Va per la tua strada e credilo. Dio ti benedica. Credi ed egli lo metterà a posto. You're nervous because you have a stomach trouble, a peptic ulcer, bothers you after eating. You believe it's all gone now? Go get yourself something to eat. Tu sei nervoso. Un'ulcera peptica ti ha portato ad avere un disturbo allo stomaco. Ti dà fastidio dopo aver mangiato. Credi che ora sia tutto sparito? Vai a prenderti qualcosa da mangiare. It's hard for you to get up. The back's been bothering you so bad. It won't bother you no more if you'll believe it, will you? All right, go on. May the Lord Jesus make you completely right. Piuttosto difficile per te alzarti. La schiena ti ha fatto male in modo grave. Non ti farà più male se lo crederai. Lo crederai? Bene, va avanti e possa il Signore Gesù renderti completamente sano. What you so nervous about? Just go on and say, I ain't gonna be nervous no more, and you won't be. All right, sir. Perché cosa sei tanto nervoso? Vai semplicemente avanti, di non sarò più nervoso e non lo sarai. Vai e credi. Bene, Signore. Come, lady. Ethiopian woman, white man, just exactly like something like it met in that day, Jesus. Vieni, signora. Ora la donna etiope e l'uomo bianco, proprio esattamente come qualcosa di simile a quell'incontro in quel giorno, Gesù. They had a segregation like they used to have in the South, but we don't have it anymore. Jesus let them know that all people was God's people. There was no difference. Where should you are, Samaritan? Loro avevano una segregazione come l'avevano una volta nel sud, ma non l'abbiamo più. Gesù fece conoscere loro che tutte le persone erano persone di Dio. Non c'era differenza, vedi, se lei fosse giudea o samaritana. Now, if God doesn't help you, pretty soon that arthritis will cripple you up. Ora, se molto presto Dio non ti aiuta, quell'artrite ti storpierà. But do you believe he's going to help you and make you well? This is a woman. Then go on your own and tell your people what great things God has done. Però credi che egli ti aiuterà, ti farà stare bene? Proprio come fece la donna? Procedi per la tua strada e racconta alla tua gente che grandi cose Dio ha fatto per te. Bene. Now there is a surgeon ready to scoot out a knife. Ora c'è un chirurgo pronto a tirare fuori un bisturi. Just a moment. It wasn't this woman. Just a moment, everybody reverent now. Satan tried to do something. Un momento. Non era questa donna. Ora, solo un momento, ora tutti riverenti. È Satana che ha cercato di fare qualcosa.
Here it is. Tumor. Tumor. Both of you. Try. You got tumor. She's got tumor. And that devil's screaming for help from one another. Eccolo. Tumore. Tumore, tutti e due. Proprio così. Tu hai un tumore, lei ha un tumore. E quel diavolo grida aiuto da uno all'altro. But the Holy Spirit's screaming too. Who are you going to believe? Him? All right. Get up out of that cot, lady. Raise up out of that stretcher. Ma anche lo Spirito Santo sta gridando. A chi crederai? A lui? Bene, alzati da quella lettiga, signora. Sollevati da quella barella. Alzati da quella e credi. Va, credi a lui ora. Amen. You believe? All things are possible. Do you believe? How about you, the audience? Credete? Tutto è possibile. Credete? Che ne è di voi nell'uditorio? Let us stand on our feet right now. Right now is the time to do it. Let every person stand on your feet right now. Give God praise. Raise up your hands. Thank you, Lord Jesus. We praise you for your greatness and your healing. Stiamo in piedi, proprio ora è il tempo di farlo, che ogni persona, Dio ti benedica, che ogni persona stia in piedi proprio ora, date lode a Dio, alzate le mani, ti ringraziamo Signore Gesù, ti lodiamo per la tua grandezza e la tua guarigione per i malati.